proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni. Ho ricevuto dei fiori oggi, non era né il mio compleanno né un altro giorno speciale. Stanotte nella notte mi ha spinta contro un muro e ha iniziato a strozzarmi. Sembrava un incubo, non potevo credere che era reale. Mi sono svegliata stamattina con il corpo tutto indolenzito e pieno di lividi. Ma so che si è pentito, perché mi ha inviato dei fiori oggi. Ho ricevuto dei fiori oggi, e non era la festa della mamma, né un altro giorno speciale. Stanotte mi ha ancora picchiata, ed era molto più violento delle altre volte. Se lo lascio, cosa diventerò? Come occuparmi dei bambini e i problemi finanziari? Come farò? Ho paura di lui, ma sono terrorizzata all'idea di partire. Ma deve essersi pentito, perché mi ha inviato dei fiori oggi. Oggi ho ricevuto dei fiori. Oggi sì che è un giorno speciale. È il giorno del mio funerale. Ieri nella notte mi ha finalmente uccisa. Mi ha picchiata a morte. Se solamente avessi trovato il coraggio di lasciarlo, non avrei ricevuto fiori oggi.
Buonasera a tutti e con questa meravigliosa Ave Maria di Schubert, cantata dalla straordinaria voce di Vincenza De Rinaldis, mezzo soprano dell'Accademia Timos di Lecce, è stata magistralmente accompagnata dal maestro Antonio Bellissario. Grazie, grazie infinite Vincenza, soprattutto per il tuo essere qui con noi, per questa giusta causa. Vuoi salutare il tuo pubblico? Sì, solo due parole perché sono molto emozionata, quindi io sono di Specchia. E quindi tutta questa Ave Maria la vorrei dedicare sia a Noemi ma soprattutto alla mia grande amica Imma che è qui di fronte. Quindi per me è stata una grande emozione, veramente. Grazie. Grazie a te Vincenza. Siamo qui per questa straordinaria, importantissima causa. Questa sera mi è doveroso ringraziare coloro che l'hanno fortemente voluta, ovvero l'Unione Sportiva Nazionale ACLI del team Perrone, difesa, protezione e sicurezza personale proprio qui di Sternatia. Grazie maestro. Ringraziamo il patrocinio del comune di Sternatia che ospita e stasera avremo modo di inaugurare la panchina rossa itinerante di Metoxè dedicata a Noemi Durini e a tutte le donne con l'intento di mantenere viva la presenza nell'assenza. Ricordati di disobbedire. Perché? Perché è vietato morire. Questo è lo slogan, poi avremo modo di sapere proprio perché questa dedica. La serata è appena iniziata e avremo modo di conoscere tutti coloro che interverranno questa sera qui. Mi è doveroso salutare e ringraziare il primo cittadino di Sternatia, ovvero l'avvocato, il dottor Massimo Manera, che pregherei di raggiungermi qui sul palco. Facciamo un applauso al vostro e anche un pochino al nostro primo cittadino questa sera. Buonasera sindaco. Buonasera. Ciao. Abbiamo già avuto modo di conoscerci in un ambito più goliardico, più perché il vostro primo cittadino ha un legame molto forte con il mio paese natio, ovvero Melpignano. Però non siamo qui per parlare di questo, lui è il presidente della Fondazione della Notte della Taranta, per cui ogni anno è anche grazie a lui se Melpignano, e non solo Melpignano, un po' tutto il Salento, l'Italia intera e l'Europa vive e gode di questo evento. Buonasera Massimo. Grazie. Grazie. È il minimo sindacale. Devi credere che forse sei l'unica persona quale non ho avuto bisogno di documentarmi più di tanto, perché un pochino ti conosco, sono cittadina melpignanese, lo ribadisco, ma la causa per la quale sono qui questa è tutt'altra. Io ho problemi con il microfono e non lo so, le batterie sono a posto perché va e viene. Ok, anche lui è emozionato. Prego sindaco, spenda qualche parola alla sua pubblico. Grazie di questa serata agli organizzatori, a Luigi Perrone, a Marcella Cervino e a tutti coloro che sono qui presenti. Saluto anche se non conosco personalmente la signora e le do un grande abbraccio per tutto quello che ha passato e che sta passando. E queste serate, questi incontri, anche fatti con pochissimi... Stasera c'è gente, ma anche fatti con pochissime persone, servono moltissimo, perché il problema è innanzitutto un problema culturale, poi è anche un problema di prevenzione, di repressione e quant'altro. Io faccio l'avvocato e ricordo che solo 20 anni fa il reato di violenza contro le donne era un reato definito dal codice, un reato contro la morale, non contro la persona, quindi procedibile a querela, non procedibile d'ufficio. Allora il passaggio, anche quel passaggio è stato un passaggio che ha avuto dietro lunghissime battaglie di tipo culturale. E quello è anche oggi, questo risultato l'abbiamo ottenuto come Repubblica Italiana, come Stato Italiano, comunque il problema è un problema che riguarda quello che si ha per noi maschietti, quello che abbiamo di negativo dentro e che dobbiamo combattere noi stessi,
Il problema non è se poi c'è una legge che ci condanna o se i carabinieri o la polizia ci arresta, ma riuscire a fare dei grandi passi avanti di tipo culturale e comprendere che comunque, in questo caso la donna, ma qualunque essere umano non si sfiora in nessuna maniera, e che qualunque essere verso qualunque essere umano non è consentito alcun tipo di violenza, anche quella che a volte è legittima dal punto di vista normativo, che è la guerra fra gli stati. C'è una bella canzone di De André che ci ricorda che poi alla fine abbiamo solo delle divise diverse, ma ci spariamo e siamo uguali. Quindi è la società per intero che deve riuscire pian piano, con piccoli granelli di sabbia come quelli di questa sera, che sommati a far sì di costruire un grandissimo scoglio culturale, a che non si abbiano più situazioni come quelle che purtroppo vediamo tutti i giorni. Purtroppo devo dire che concordo con te, caro sindaco. Diciamo soprattutto no contro la violenza di genere, contro qualsiasi tipo la di violenza. Contro la violenza. Questa sera siamo nello specifico qui per parlare della violenza sulle donne, però dovremmo fare chissà quante altre serate, veramente un tour itinerante per portare alla luce e abbattere i muri dell'omertà, per parlare di qualsiasi tipo di violenza. Grazie per il tuo prezioso intervento. Grazie a te. Sindaco, grazie mille. Ok, proseguiamo. Mi auguro, ho avuto modo di conoscere molte associazioni, sono qui dal tardo pomeriggio. Io vi inviterei, qualora fosse qui nel pubblico presente, chiamerei qui a mio fianco Teresa Chianella, consigliere provinciale per le pari opportunità. Facciamo pure l'applauso, lo stesso vale per Pina Manchi, delegata dal presidente della provincia Stefano Minerva. Avvocato Filomena Dantini, consigliera pari opportunità della provincia di Lecce. Buonasera, raggiungetemi pure sul palco. Dottor Luigi De Donno, presidente regionale ACLI. Dottor Luigi Mazzei, direttore centro studi Tecne. Maria De Giovanni, presidente associazione Sunrise Onlus. Non c'è. Buonasera. Ok. Innanzitutto devo dire che è meraviglioso essere affiancata da due straordinarie, belle donne, le conosco adesso all'istante. Non vi nascondo che per obbligo quasi professionale mi sono un pochino documentata prima di presenziare su un palco così scottante, così importante e così emozionante. Volutamente mi sono fatta lasciare un microfono dai nostri fili operatori del service. Ecco, io non voglio intromettervi, magari con qualche battuta molto smart, perché sono tanti gli interventi, presentatevi, chi meglio di voi può farlo. Prego. Guardi, buonasera a tutti, sono Teresa Chianella e preciso sono presidente della Commissione Pari Opportunità della provincia di Lecce. Siamo un'intervento che lavora nell'ambito della provincia. Sin dal primo, si sente? Noi lavoriamo in sinergia con il presidente della provincia e con la sua amministrazione, convinte come siamo che l'azione incisiva della provincia in questo delicato tema, che è quello della violenza di genere, non può far altro che essere rappresentata ai massimi livelli. Ecco perché noi come provincia abbiamo costituito sin da subito una rete con tutte le commissioni pari opportunità della provincia di Lecce, e saluto perché so che stasera ci sono molte ragazze che rappresentano qui le commissioni
e pari opportunità della provincia di Lecce. Perché? Perché noi siamo instancabilmente impegnate, specie su questa tematica, lo abbiamo fatto con diversi convegni itineranti su tutta la provincia e nell'occasione le posso dire a gran voce che il tema della panchina itinerante, io non mi sento un ospite, io sono insieme a Simona Mosca e a tutta l'organizzazione, perché noi siamo partite in punta di piedi da San Nicola, è stato bellissimo, con Immarizzo che è una donna straordinaria, è una donna a cui va tutto il nostro applauso e il rispetto per quello che fa, scusatemi, perché io da mamma posso comprendere qual è il suo profondo dolore per la perdita di una figlia per mano di una persona che non aveva assolutamente, chiamiamoli per nome, per mano di un assassino, basta sviolinare, non mi viene manco di dire nome e cognome, è un assassino e tale rimane, senza voler polemizzare più di tanto. Insomma, basta sviolinare, bisogna avere il coraggio, se siamo qui è perché vogliamo abbattere quei muri di omertà che veramente non se ne può più. Vanno chiamati per nome e cognome? No, vanno chiamati per quello che hanno fatto, un assassino. Ecco perché noi siamo partiti in punta di piedi da San Nicola, poi Gallipoli, poi Collepasso, stasera a Sternatia, e lo saremo instancabilmente per tutta la provincia, non ci fermeremo, e lo faremo anche attraverso, perché non le nascondo, abbiamo fatto diversi convegni anche per promuovere il codice rosso, per l'inasprimento delle pene. Ne parliamo, lei non sa quante cose mi sta anticipando stasera. Questo voglio dire, quindi io non voglio parlare di me, ma voglio parlare a nome di tutte quelle straordinarie donne che insieme a me ogni giorno fanno sto lavoro di sensibilizzazione del territorio, e qui noi ne abbiamo un esempio, io qui ho anche con me Mena Danzini che insieme a noi ha fatto tante cose e continua a farle, ecco perché le passo la parola, grazie. Adesso proviamo a conoscere quest'altra straordinaria donna in prima linea, perché nasciamo tutte principesse, poi la vita ci fa diventare guerriere e noi siamo qui, ma non per combattere, vorremmo non dover combattere. Però diamo voce a chi voce purtroppo non ha più o chi non ha il coraggio. Buonasera a tutti, innanzitutto mi sento di ringraziare l'amministrazione comunale di Sternatia per averci ospitato qui e il team del maestro Luigi Perrone, che sono veramente, siete veramente bravi, Luigi, Marcella. Io farei un applauso all'associazione del team Perrone per quello che fanno sul territorio. Io ho avuto il piacere di conoscerli nel mio percorso di consigliera di parità della provincia di Lecce. Loro si sono presentati come associazione sportiva e mi hanno detto: consigliera, noi vogliamo partecipare alle sue, contribuire, dare il nostro contributo per tutto ciò che fa sul territorio affinché possiamo attraverso le nostre performance, le nostre attività sportive sensibilizzare sull'importanza della difesa personale di fronte ai tanti fatti di violenza che ancora ci sono, quindi veramente grazie a Luigi e Marcella per quello che fate, una risorsa importante sul territorio, sindaco qui su Sternatia, e grazie per il contributo che dà anche l'amministrazione, perché trattare e parlare di questi temi non è cosa semplice. Io ormai sono anni che lavoro, ho fatto l'assessore provinciale, abbiamo strutturato in provincia l'assessorato alle pari opportunità che prima non c'era, c'era qui il dottore Mazzeghe, era il mio capo di gabinetto. Abbiamo realizzato il primo piano provinciale antiviolenza d'Italia, è stato realizzato a Lecce quando io guidavo l'assessorato alle pari opportunità e abbiamo fatto un lavoro importante. I centri antiviolenza ci sono, qui stasera c'è il centro antiviolenza al Melograno, è uno dei centri più strutturati sul territorio, ma c'è anche quello di Maria Luisa Toto, centro antiviolenza storico nato a Lecce, che anch'esso è strutturato, ben strutturato su tutto il territorio. Quindi bisogna rivolgersi ai centri antiviolenza, bisogna segnalare perché i servizi ci sono. Certo, si deve fare molto di più. Noi da anni ci battiamo affinché arrivino sempre più risorse ai centri antiviolenza, perché i centri antiviolenza hanno dei costi, ci sono costi strutturali, ci sono costi di personale. Non si può pensare di cambiare la cultura di genere e dare delle guide importanti per tutti i cittadini affinché si rispetti l'altro genere
se non ci si avvale di personale specializzato. Ma il personale specializzato non può e non deve lavorare a titolo di volontariato, ben venga il volontariato, ma qui abbiamo dei professionisti seri che vogliono dare il loro contributo e possono darlo affinché questa cultura possa cambiare. Apro una breve parentesi, noi abbiamo un dato raccapricciante che è quello di un decesso ogni 2 giorni. Purtroppo Noemi è stata una delle vittime di questo dramma devastante e Imma, la mamma di Noemi, è una donna fortissima che ha fatto del suo dolore la sua forza per poter far sì che altre ragazze non incappino in ciò che è incappata Noemi. Ma perché a Noemi è accaduto questo? Perché ogni 2 giorni c'è una donna che muore per mano di un uomo? Perché c'è ancora una cultura fortemente al maschile che noi donne delle istituzioni, della politica, del mondo dell'avvocatura, del mondo della scuola, delle arti, delle professioni, verifichiamo ogni giorno. Purtroppo, e non me ne vogliano gli uomini, c'è ancora una cultura fortemente misogina. Quando io che faccio politica, faccio le varie campagne elettorali, il paradosso è che gli uomini sono competitivi con noi donne, non sono competitivi con loro uomini, perché per un uomo se c'è una donna che avanza è un problema, pur essendo numericamente noi inferiori rispetto agli uomini. Quindi questo è un dato culturale, è come se l'avanzata delle donne, che poi non è un'avanzata, è una rivendicazione di diritti di parità, fosse veramente ed è un problema per gli uomini, perché nel loro immaginario la donna non deve occupare determinate postazioni, la donna deve rispettare alcuni ruoli rilegati al passato, la donna deve vivere all'interno delle mura domestiche e fare ciò che dice l'uomo, perché se la donna poco poco rivendica qualche diritto o sostiene delle posizioni diverse rispetto a quello dell'uomo, aumentano i casi di violenza intrafamiliare. Allora il dato è culturale, è questa cultura ancora fortemente misogina che si annida ovunque e le nostre battaglie devono andare in quella direzione. Noi dobbiamo far sì, e questo lo facciamo con la politica, ma lo fanno tutte le associazioni, far sì che la cultura cambi attraverso educazione, sicuramente all'interno delle scuole, questa è una cosa molto importante, ma anche attraverso questi momenti. Questi sono momenti di forte sensibilizzazione sul tema. Noi per esempio sperimentammo come amministrazione provinciale una rassegna teatrale incentrata sul tema della violenza. In quel caso ebbe grandissimo successo perché individui una platea diversificata. Qui stasera ci sono molti addetti ai lavori, però c'è anche tanta gente che è venuta in piazza, la gente della piazza, che è la gente comune, che è la gente che mai si avvicinerebbe a questi temi. Quindi questi momenti sono momenti importantissimi perché sono momenti di grande sensibilizzazione. Ancora grazie a chi ha organizzato questo bellissimo momento. Io ringrazio voi e proprio tutti questi argomenti che lei ha appena accennato avremo modo di approfondirlo proprio con gli addetti ai lavori, tra virgolette. Abbiamo qui avvocati, abbiamo qui psicologo, criminologo, e quindi lei ha anticipato un po' quelle che saranno poi le tematiche di questa serata. Grazie, passerei il microfono al dottore Luigi De Donno. Buonasera, il dottor Luigi De Donno, buonasera. Io sono il presidente regionale dell'Unione Sportiva Agri e intanto grazie a questa splendida cittadina per aver contribuito a che, voglio dire, tutto questo avvenga. Devo ringraziare in primo luogo Luigi Perrone, scusate un attimo, sono veramente emozionato e vorrei dire intanto alle amiche qua vicino, mi hanno colpito le loro parole, però a testimonianza di tutti quegli uomini che vi sono a fianco, ci siamo io e c'è il collega qua a fianco, voglio dire che sicuramente non rappresenteremo la totalità delle persone, ma sicuramente vi staremo a fianco e vi difenderemo fino in fondo. E qui l'applauso spontaneo. È anche vero che non bisogna fare di tutta l'erba un fascio. No, assolutamente, io credo, voglio dire, che la cultura, quella cultura misogena che dicevano prima, vada combattuta. E quando Luigi Perrone mi ha, così un paio di anni fa, mi ha coinvolto in questo tipo di percorso con la sua disciplina sportiva, che è una disciplina, io entro poco nel tecnico particolare, io dico perché dà la possibilità
non alla persona, all'uomo, alla donna, di avvicinarsi alla disciplina sportiva, ma è la disciplina sportiva che si avvicina alle persone. Cosa voglio dire con questo? Che tutti sono in grado di poter fare quella disciplina. Lo possono fare le donne, non c'è bisogno di forza, lo possono fare i disabili, lo possono fare le persone svantaggiate, lo possono fare tutti. Serve per reprimere eventualmente quella violenza che si potesse perpetrare nei confronti delle persone. E di questo io devo ringraziare Luigi, perché sta lavorando veramente seriamente a questo tipo di progetto. Per quanto riguarda invece l'attività sul territorio, io posso solo dire una cosa, che l'Unione Sportiva Agri a livello nazionale ha già messo in rete questo tipo di iniziativa, e la rete è importante per far conoscere questo tipo di problematiche. Quando non c'è rete si rimane isolati, così come la donna che attraversa una strada isolata non dovrebbe aver paura, però purtroppo sappiamo come vanno a finire alcune cose. Noi cercheremo di fare rete, di mettere a disposizione tutte le nostre peculiarità per far sì che le donne e le diversamente abili, le persone svantaggiate in toto, possano essere difese sotto un certo punto di vista. Grazie a tutti. Grazie. Io ho un obbligo, prima quello di portare i saluti del consigliere provinciale Massimiliano Romano, che purtroppo è per strada ma tornava da Roma e quindi non ce la sta facendo tecnicamente ad essere qui, ma era tra gli ospiti e voleva dare la sua testimonianza. L'altra cosa che ci tengo molto a fare invece è portare il saluto di Maria De Giovanni, perché la nostra presidente di Sunrise, di cui io mi onoro di essere il testimonial, purtroppo questa sera non sta tanto bene. Io l'ho vista stamattina, abbiamo avuto un incontro con l'ASL, stiamo cercando di fare un lavoro e un progetto importante anche lì, perché si rivolge questa associazione soprattutto alle persone deboli con disabilità, consentendo anche qui di trasformare la propria disabilità in una energia positiva, un po' come accade a chi soffre in genere, che può essere psichica, può essere anche fisica la sofferenza, ma che bisogna riuscire a trasformarla, altrimenti si rischia di subire. Ecco, Maria in questo è stata bravissima, è riuscita a trasmettere questo messaggio, e stiamo facendo una serie di attività con lei, tra cui anche il Mare di Tutti, che è una delle iniziative che porta appunto a fruire del mare tutte queste persone che soffrono. Bene, detto questo, che era una premessa, entro nell'argomento perché secondo me merita un'attenzione ed una piccolissima riflessione. La riflessione che io vorrei fare insieme con voi e con gli amici, le famiglie e le persone che ci danno ascolto questa sera: noi abbiamo due ordini di problemi, a mio avviso, che non sono quelli risolvibili esclusivamente con una repressione o un inasprimento soltanto delle pene. L'altro problema molto più serio è quello della cultura e del rispetto. Sono due parole fondamentali che possono crescere ed essere coltivate soltanto, secondo me, con due aspetti: quello di una politica per le famiglie importante e quello nelle scuole. E io qui vedo i dirigenti scolastici sia di Soleto sia di Vernole, attenti, perché nelle scuole bisogna ovviamente dare questo messaggio e far migliorare questo rapporto con il prossimo, questo in linea generale. Sappiamo tutte le devianze del bullismo, tutto ciò che avviene nelle scuole, che anche da lì parte probabilmente una mentalità distorta. Quindi bisogna lavorare molto in quel campo. E fate benissimo, perché questo è il punto chiave, e io descriverei tutto il disagio che proviamo noi uomini, e io parlando con lo stesso sindaco a fianco prima, il disagio che noi proviamo quando sentiamo questa difficoltà delle donne di sentirsi alla pari, beh, ci viene un concetto, credo che anche lì ci sia un lavoro specifico da fare. Non è tanto solo poi la mancanza di rispetto, quanto un termine chiave che è il possesso. La donna non va posseduta, la donna va rispettata. È il possesso la chiave che porta poi agli eccessi di violenza, perché non si comprende che un'altra persona non può essere tua nel senso del possesso, può essere insieme con te la persona, e l'uomo e la donna, o comunque le persone che in qualche modo si amano e si rispettano, riescono a comprendere che c'è un limite invalicabile,
che è quello appunto che deve portare verso l'amore e non verso l'odio. Grazie. Sì, grazie infinite a voi per il vostro prezioso, per i vostri preziosi interventi. E andiamo avanti. Io chiamerei proprio la presidente dell'associazione Metoxe Simona Mosco, l'associazione Metoxe San Nicola. Forza, coraggio, tenacia, cuore, solidarietà, empatia. Sono queste le caratteristiche che per prime saltano agli occhi a chi si accosta a questa realtà. Buonasera. Buonasera Simona, è aperto il microfono, aspetta un attimino. Sì. Buonasera a tutti. Mettiamoci comode Simona, facciamo finta di essere a casa di amici, salotto. Nel nostro salotto. Abbiamo voluto creare anche un minimo di rilassatezza, se così mi è consentito dire. Intanto buonasera a tutti e grazie per essere qui questa sera. E come abbiamo detto fino ad ora è una serata molto importante. Colgo l'occasione per ringraziare il sindaco, il dottor Massimo Manera, l'amministrazione comunale di Sternatia e ovviamente il team del maestro Luigi Perrone e Marcella, la presidente. Li ringrazio fortemente perché hanno dimostrato di avere sensibilità verso questa tematica. E non è cosa da tutti. Quindi li ringrazio veramente con un applauso per aver accolto, per aver richiesto la nostra panchina rossa itinerante che stasera ci fa compagnia su questo palco. Infatti l'ho fortemente voluta sul palco perché pensavo che fosse, sapevo, ero un attimino documentata che fosse itinerante, però è talmente significativa, adesso andremo a scoprire innanzitutto Simona come nasce l'idea della panchina itinerante. E poi vedo una peculiarità a 7 fasce, su ogni fascia c'è scritto uno slogan, una frase, e vorrei che questo slogan diventasse un pochino anche il nostro mantra, no? Tutti i giorni, se riusciamo a ripetere, poi magari sicuramente le avrai a memoria. Innanzitutto andiamo per ordine, come nasce l'idea della panchina itinerante? Intanto facciamo un piccolo excursus su quello che è l'Associazione Culturale Metoxe di San Nicola. È un'associazione formata prettamente da donne, innanzitutto. E noi siamo nati circa 6 anni fa e abbiamo tra le priorità proprio la lotta contro la violenza sulle donne. Quindi il progetto della panchina ci appartiene veramente tanto. Come diciamo sempre, la panchina rossa itinerante di Metoxe è un pezzo del nostro cuore. È un pezzo del nostro cuore perché intanto questa panchina è stata proprio creata fisicamente dalle mani di un uomo, di un nostro concittadino che ringraziamo sempre, che è Antonio Malerba, che l'ha costruita pezzo per pezzo, proprio per ritornare a dare un valore a quelle mani di un uomo che non sempre sono quelle che picchiano e che uccidono. Quindi bisogna essere anche propositivi in questo viaggio itinerante che ci sta portando veramente a conoscere tantissime persone, tantissime realtà. Inoltre ogni fascia, così come abbiamo detto, ha una frase. Noi abbiamo creato un contest nella nostra comunità San Nicola, un contest dove sono stati inseriti, diciamo, no? Quindi la comunità, le scuole elementari, le scuole secondarie di San Nicola, le scuole primarie, le scuole secondarie di San Nicola, che hanno partecipato attivamente e hanno ci hanno mandato proprio delle frasi che sono state poi scelte da alcuni supporter della nostra associazione, che sono Nandu Popo dei Sud Sound System, che salutiamo, e Cesco degli Aprela Class, il frontman degli Aprela Class. Sono stati loro a scegliere poi le frasi che vedete scritte sulle varie fasce della panchina. In particolare la prima frase, che è: ricordati che è vietato morire, è la frase che porta il nome di due donne straordinarie a cui noi abbiamo dedicato questa panchina. Due donne che il giorno proprio dell'inaugurazione, il 29 di maggio a San Nicola in Piazza della Repubblica, erano presenti: Noemi Durini e Imma, che è qui. Noemi perché
tutti l'abbiamo seguito, il caso di Noemi, un po' perché era un paese a noi vicino. Abbiamo seguito tutta questa vicenda, queste indagini, queste lunghe ricerche che ci hanno anche un po' unito, se vogliamo, no? E quindi è stato proprio lì che è scattato qualcosa, e io a Noemi avevo fatto questa promessa, che avrei lottato anche per lei, e quindi questa panchina porta il suo nome, e questa panchina noi la difenderemo spada tratta sempre, anche quando soffiano venti avversi, e soffiano i venti avversi, noi lotteremo sempre per lei e per tutte le donne che purtroppo non ci sono più per mano di un bastardo. Prima l'abbiamo chiamato assassino, io amo definirli bastardi, perché quello sono. Concordo con te, cara Simona. Volevo aggiungere che Noemi Durini, fino a quello magico, tragico, maledetto 3 settembre 2017, era per noi una ragazza, figlia della nostra terra, che sinceramente dico non conoscevamo. Da quel giorno Noemi è diventata la figlia di tutti noi, non è retorica, la figlia del Salento, la figlia d'Italia, la figlia del mondo. Si è parlato, abbiamo imparato a conoscere Noemi, purtroppo, dico, non perché abbia fatto una gara e abbia portato a casa una medaglia d'oro. Noemi, ahimè, ribadisco, abbiamo imparato a conoscerla, abbiamo fatto il tifo affinché tornasse a casa, pensando a un capriccio, no, di un adolescente, e abbiamo pregato veramente nelle nostre case, ognuno a modo suo, di poter accendere quel televisore e sentire dai telegiornali. È stata ritrovata, è tornata a casa, è stata una monellata di una ragazza che è normale, no, a 16 anni, e invece no, quel 13 settembre ha portato il lutto nelle nostre case, nei nostri cuori, e da lì è iniziata nel nostro inconscio la battaglia di portare avanti, veramente di gridare basta alla omertà. Ho avuto modo di conoscere quella straordinaria donna che siede lì in prima fila, dopo mi raggiungerà sul palco, in un'altra manifestazione dove ho avuto l'onore di consegnarle la targa proprio in memoria di Noemi, e da lì è nato il nostro amore, vero Nima, sorella? Dopo avremo modo di parlare con te, con tutto il cuore, sempre. Paola, mi sono permessa di interromperti perché sentivo la tua forte emozione, adesso ti sento più rilassata. Perdonami se ti ho interrotto. Non è facile trattare questa tematica, soprattutto quando la si è vissuta anche in prima persona, quindi ti senti anche coinvolta in questo progetto, perché, come dico sempre, secondo me le persone che hanno le mani in pasta quando si parla di certi argomenti dovrebbero avere, oltre che la sensibilità e l'empatia, anche un minimo di conoscenza. Soltanto così si può affrontare l'argomento partendo dal cuore. Quindi ha voglia di parlare nei convegni di numeri, ce le siamo dette, ce le siamo raccontate tutte, però secondo me bisogna parlare con il cuore. Quando si parla con il cuore, sicuramente un passo in più si riesce a farlo, almeno questo è quello che noi stiamo scoprendo, perché, come ha detto prima Teresa, la panchina rossa itinerante, così in punta di piedi dal nulla, quel 29 di maggio, da lì in poi è esplosa. Quindi io devo anche ringraziare che questa panchina non sia stata mai installata a San Nicola, perché altrimenti non avrebbe avuto il successo che sta avendo. E quindi stiamo andando a toccare tantissimi comuni e tantissime realtà, noi lo scopriamo proprio nella vita di tutti i giorni, quando ci sono delle donne che magari ti contattano e ti ringraziano, no, per quello che si sta facendo, perché magari siamo anche una voce stonata in tutto questo contesto. Nessuno finora ha mai andata oltre. Però noi ci siamo, noi Metoxe ci siamo tutte donne e siamo pronte veramente a fare rete e a far viaggiare la panchina rossa itinerante di Metoxe quanto più lontano possibile. Facciamola viaggiare, continuiamola a far viaggiare veramente nell'assenza, per non far sì che mai manchi quella presenza. Certo, è questo, è proprio questo l'obiettivo. Simona, vuoi aggiungere qualcosa ancora? Io vorrei soltanto ringraziare Imma. E lei. Vieni. Mamma, coraggio, raggiungici sul palco, dai.
Vieni qua. Lei per noi è una guerriera. Avevo fatto una scaletta ben definita, però come diceva Simone, quando parla il cuore, Simona, quando parla il cuore non c'è bisogno di leggere tante cose, si va a braccio ma soprattutto si va a cuore. Lei è la mia Imma Rizzo, la mia perché tale la sento, mamma Connaggio, per chi non la conoscesse, è la mamma di Noemi Durini. Buonasera. Buonasera a tutte. Imma, sediamoci, siedi. Sediamoci e parliamone, come è giusto che sia. Innanzitutto è doveroso fare i ringraziamenti a Luigi Perrone, mio amico, e a Marcella e a tutto il suo team. Un ringraziamento alla sindaco, buonasera, non la conoscevo, buonasera, e a tutti voi che siete presenti, perché come diceva prima, tutti insieme, anzi come lo dico io insieme a Noemi, tutti insieme possiamo fare grandi cose, e noi nel nostro piccolo lo stiamo facendo, che ci siano 1000 persone, 50 persone, 10 persone, l'importante è parlare di questa brutta problematica che è la violenza in tutti i suoi aspetti, violenza di genere, violenza fisica, violenza domestica, violenza psicologica, fino a quando purtroppo poi non si arriva alla violenza vera e propria come il femminicidio, come è successo purtroppo al mio angelo che non c'è più. Dal 3 settembre fino al 20 sono tutti questi giorni, è come rivivere, questo purtroppo è il secondo anno che Noemi non c'è, è come rivivere tutti quei giorni in 20 giorni quasi, in proprio frazioni di secondo, credetemi, da quando non l'ho più ritrovata nel suo letto, da quando non ho avuto più nessun contatto. Da quando da sola la cercavo, già dal giorno dopo della sua scomparsa, da quando comunque io ho gridato aiuto e nessuno mi ha ascoltato, soprattutto chi di dovere mi doveva aiutare e proteggere, anzi doveva aiutare e proteggere mia figlia, purtroppo non c'è stato questo aiuto. E quindi sin dai primi giorni io cercavo Noemi, ero diventata veramente una Wonder Woman, perché avevo dentro di me dei poteri che andavano al di là del potere umano, che non ce l'hai, no? Io andavo nelle campagne, rompevo le porte, cercavo mia figlia, mi postavo a casa, scusate l'espressione, ma io li chiamo pezzi di merda, perché sono dei pezzi di merda. L'assassino è tutta la famiglia. Quindi io mi postavo davanti a casa loro fino a notte tarda per cercare di vedere qualche spostamento che mi potesse aiutare a trovare mia figlia. Però purtroppo loro hanno agito d'astuzia e furbizia e di malvagità soprattutto, perché è la loro indole. Con questo voglio dire che, ritornando al discorso che la cercavo e quindi non sono stata aiutata da chi di dovere, mi sto riferendo alle forze dell'ordine, avere fiducia sì, però la fiducia è averla in se stessi, non arrendersi, andare oltre ogni limite, perché credetemi, io ero sola con mia figlia in quei giorni. Lei mi postava e mi spostava come una pedina dappertutto, lei mi dava delle indicazioni per poterla cercare, infatti sono riuscita a trovare attraverso la mia tenacia
e la mia testardaggine. Quella sera, quel pomeriggio, le telecamere dove ritraevano che lui era venuto a prendere noi alle 5 del mattino, e quindi ho fatto tutta una ricostruzione. E poi finalmente, con la denuncia che mi hanno fatto dopo 4 giorni, perché è vergognoso dopo 4 giorni un minore, quando lo si deve cercare subito, loro hanno il dovere, visto che non hanno il diritto, dovrebbero avere il dovere di cercare un minore, e non l'hanno fatto. Ho anche denunciato, però purtroppo, non avendo nessun verbale scritto, come al solito la legge non va mai contro la legge, ho capito, non ho potuto fare nulla. Quindi io vi chiedo che, se mai sia dovesse succedere un altro fatto come è successo a Noemi, voi quando andate in una caserma dei carabinieri per denunciare uno scomparso o un maltrattamento, fatevi scrivere un verbale, perché senza quello comunque giustizia non verrà mai fatta. Perché chi doveva pagare dovevano essere anche loro, però purtroppo non hanno pagato. Però poi c'è la provvidenza divina, se non si paga qua davanti a Gesù Cristo, alla fine insomma dovrai scontare quello che hai fatto sulla terra, no? La malvagità dopo ricade. Quindi noi tutti insieme stiamo facendo rete, e da un anno che stiamo insieme, da un paio di mesi che conosco Simona, da un anno che conosco Luna, e tutti voi siete veramente delle splendide persone, e tutti insieme gridiamo no alla violenza sulle donne. Noemi vuole questo. Anch'io il giorno del suo funerale in chiesa ho detto: Noemi, ti prometto che casa di Noemi sarà sempre aperta, soprattutto a tutti i ragazzi che hanno bisogno di un ascolto, perché di aiuto ne possiamo dare tanti, però quando lo sentiamo dentro di noi è quell'aiuto che ci può cambiare. E quindi noi nel nostro piccolo, io nel mio piccolo posso fare la differenza, no? E infatti quando mi vado nelle scuole sento proprio l'affetto dei ragazzi, parliamo di quando parlo soprattutto alle ragazze, di non vergognarsi e di denunciare e di non avere paura, perché la vita è un dono bellissimo e nessuno la deve portare via, e soprattutto che non ci deve essere la rabbia. La rabbia fa parte di un sentimento troppo brutto, dove noi non riconosciamo veramente le nostre azioni, che si potrebbero trasformare in una semplice tolleranza, ma quando c'è la rabbia che prende il sopravvento, poi si arriva alla cattiveria, e nei casi estremi, come è successo a Noemi, si arriva anche ad uccidere, perché si pensa che la donna, come si diceva prima, è un oggetto, è un possesso, non ha libertà di pensiero, non ha libertà di parola. E invece no, non è così. Noi nasciamo liberi e dobbiamo essere liberi, uniti sì, ma da un unico vincolo, il rispetto e l'amore nei confronti dell'altro. E quindi si deve fare cultura anche soprattutto nelle scuole, e dare il buon esempio, dico io, come lo do anche agli altri miei due figlie, ma non imponendo le cose, facendolo vedere attraverso i gesti e la vita quotidiana che comunque ogni giorno ci circonda. Solo attraverso questo, perché non si deve mai imporre nulla a nessuno, bisogna lasciare liberi i ragazzi di sbagliare e di fare le loro scelte, come le ho fatte fare sempre a tutte e tre le mie figlie. E io le ho sempre guardate, dico sempre, dal di dietro, no? Non le ho mai frenate nel momento in cui c'era da intervenire, ci mancherebbe, è normale, una mamma lo fa, però comunque vedevo che nella vita facevano delle scelte sagge, e Noemi le faceva soprattutto con tanto cuore, ed è lì che io poi mi sono un po' allarmata, perché vedevo che la sua bontà d'animo ostacolava e oscurava quello che vedevo io da persona più adulta,
e glielo dicevo, Noemi stai attenta, Noemi non mi sta piacendo quel ragazzo, Noemi quel ragazzo è cambiato, purtroppo da parte di genitori che sono dei vigliacchi e volevano un figlio mostro e ci sono riusciti. Questo però non esclude comunque la violenza e la malvagità con la quale ha tolto la vita a mia figlia. Quindi ragazzi, ribellatevi, non abbiate paura, ribellatevi, perché la vita è un dono e Noemi cantava sempre, me lo diceva sempre, mamma, ricordiamoci che vi ho dato morire, e la cantavamo insieme, e quindi io porterò sempre questa frase con me. Purtroppo, niente, grazie per avermi ascoltato. Ima, mi meraviglia, nonostante sono 2 anni che ci conosciamo, sì, non uno, quello che mi meraviglia ogni volta quando ci siamo incontrate in diverse manifestazioni, anche in tante manifestazioni dove non era preventivata la tua presenza. No. E mi ricordo di averti chiamata o semplicemente con un messaggio: Ima, stasera ho la manifestazione lì piuttosto che là, in contesti totalmente diversi e differenti. E tu hai sempre avuto la forza e il coraggio, per quello ti chiamo mamma coraggio, di esserci. Mi hai sempre solo pregata: Luna, però non mi fare parlare, magari in un contesto che non c'entrava. Tu sei stata presente e non ho mai voluto strumentalizzare, perché trovo osceno e orrendo strumentalizzare un qualcosa di così importante e delicato. Però è stato sempre più forte di me. L'averti avuta anche per solo qualche secondo al mio fianco mi ha dato carica, mi ha dato grinta. E quello che mi sorprende è la tua, nonostante tutto, pacatezza d'animo. Non so, potrei dire scontatamente chi te la dà questa forza, ma la risposta la so già. La so già, e quello che tu fai, il tuo vivere, non sulla terra più mamma di Noemi, perché Noemi è diventata, l'ho detto, l'angelo di noi tutti, ma tu sei diventata inconsapevolmente e non per tua volontà la mamma di tanti e tanti e tanti ragazzi. Quell'orecchio che è pronta ad ascoltare, quella voce così rassicurante che cerca magari di farli aprire gli occhi, cosa che i propri genitori non riescono a fare. Io per questo non posso che ringraziarti, non posso che augurare veramente a te tanta tanta forza, perché non sei da sola, sei attorniata da tantissima bella gente. Questo progetto è diventato, da oggi mi vanto di dirlo, anche il mio, se la Presidente me lo consenterà, e chi di dovere, e soprattutto a te mamma coraggio. Sarò dai vostri qualora ci fosse bisogno della mia presenza fisica, perché quella morale e quella del cuore c'è a prescindere. Grazie. Adesso Ima, siamo noi che ringraziamo te, grazie Simona. Adesso abbiamo una piccola sorpresa, so che è uno dei tuoi brani preferiti, così mi è stato detto. Nel frattempo ti invito a raggiungere il tuo posto, godi di questo momento magico dedicato a Noemi, a te e a tutte le donne, a tutti gli angeli, a tutte le donne presenti e anche agli uomini di buona volontà, perché diciamocela tutta. Io chiamerei qui, si chiama Mimmo Borisi, è in zona? Eccolo, arriva? Aspetta qua, si va tutto a braccio. Presidente, mi fate un cenno? Eccolo, so che... Ah, è proprio lui, cioè tutto fatto in casa, meravigliosamente, vedi la grande famiglia come si allarga. Io direi che a questo punto passa proprio tu il microfono a lui. Sì, la state... Ok, allora, per gli amici che non riescono a sentirci, che sono giustamente in platea, lui mi dice, era prevista la canzone cantata, ma visto il momento così toccante, emozionante, rischieremo di far brutta figura.
per cui la ascoltiamo in diffusione, dedicata a chi? Grazie, si sono alzate in piedi le nostre amiche, fatelo anche voi, ma non da copione. Questa donna ha una forza da vendere e sono sicura che la sua forza, la sua presenza questa sera ognuno di noi porterà un grammo, un pezzettino, oltre che nel cuore e nelle proprie cose. Mamma coraggio, ci vediamo dopo, ok? Ma grazie di che? Grazie di che? Siamo noi che dobbiamo ringraziare te per la tua caparbietà. E io approfitto proprio, essendo scesa qui in platea, sì, ci tocca, professore. Sono tanti gli inviti che sono stati estesi e sono altrettante tante le persone nei vari ruoli che hanno aderito a questa manifestazione così importante. Qui in prima fila, seconda fila, manco con gli occhiali ci vedo. Lei mi confonde. Ho qui il professore Maniglio, e Roberto Maniglio, che pregherei proprio di raggiungermi sul palco. Il professor Roberto Maniglio è uno psicoterapeuta, criminologo e associato presso l'Università Mercatorium di Roma. Andiamo sul palco, diamo modo di capire anche qual è lo scopo della sua presenza così importante questa sera per una tematica altrettanto importante. Innanzitutto grazie per aver accettato l'invito. Ci mettiamo comodi. Lei mi fa già danni, professore. Ok. Cerchiamo di sdrammatizzare un pochino. Allora, innanzitutto non so se ho presentato bene la sua persona e le qualità, le sue qualità, le sue doti. Purtroppo si parla di femminicidio, la parola femminicidio suona male, però serve definire in modo appropriato la categoria criminologica del delitto perpetrato contro una donna, perché è donna, è necessario per capire e spiegare meglio di contesti, cercare di non banalizzare il fenomeno e di non ridurlo a un'invenzione mediatica. Lei si occupa di questo, professor Maniglio. Quali sono i primi campanelli d'allarme per cui una donna, una nostra sorella, una nostra madre, una nostra figlia dovrebbe iniziare a preoccuparsi? Quali sono i sintomi di questi, ahimè, futuri assassini? Che segnali? Buonasera, intanto saluto i presenti, molti miei concittadini, e saluto le persone autorevoli che mi hanno preceduto e soprattutto, diciamo, Imma. E, insomma, io adesso vengo, rompo, diciamo, lo stato, il clima emotivo che è molto intenso, che si era creato e che mi ha toccato da persona, da psicoterapeuta, e allora mi rifugio, tra virgolette, nella freddezza, diciamo, della scienza, visto che rappresento l'università questa sera, quindi quale contesto di studio dei fenomeni dal punto di vista scientifico, grazie alla ricerca e poi all'insegnamento. E quindi seguendo, diciamo, appunto quella che è la ricerca scientifica, è chiaro che è sempre difficile, no, pronosticare e prevenire, no, forse eventi così, così tragici, perché se no, se avessimo questa capacità, non accadrebbero, no? Quindi certamente però la scienza parla di fattori di rischio, ormai è un termine che utilizza la scienza per
la scienza medica soprattutto, però anche ormai le scienze psicologiche, le scienze sociali, cioè sono quelle, quegli eventi, quelle caratteristiche, quegli aspetti che aumentano appunto il rischio che una cosa accada, no? Perché appunto molte cose non si possono prevedere esattamente nel loro accadimento, però ci sono in effetti dei fattori, delle caratteristiche che, se presenti, se si verificano, aumentano quel rischio che quella cosa accada. E quindi questi fattori di rischio appartengono, nel caso specifico della violenza e soprattutto del femminicidio, quindi di quella violenza parliamo che ha un certo, perché è ovvio che il conflitto, per esempio, no? Il litigio, il conflitto in una coppia è quasi, fa parte quasi della normalità, no? Il conflitto spesso è l'occasione per affrontare i problemi o per risolverli in una coppia, ovviamente, che funziona normalmente, no? E a volte invece il conflitto può essere un qualcosa appunto che può trasformarsi in fattore di rischio, no? Quindi ci sono c'è un certo tipo di conflittualità che può esserci in una coppia sposata, una coppia che si frequenta con una certa frequenza, di convivenza di altro tipo, o anche, per esempio, come ci informano spesso le cronache, coppie che si sono lasciate e quindi poi magari c'è chi ancora insegue, no? Chi stalkerizza, chi va ancora, continua a fare del male, no? E non si sa fino a che punto arriverà. Quindi la conflittualità, quando riguarda praticamente l'intera relazione di coppia, quando non è solo un momento costruttivo di una coppia, no? Quando invece la coppia è pervasa dal conflitto, ed è poi una conflittualità che assume appunto i toni poi dell'aggressività, comincia a diventare un fattore di rischio, per esempio. Così come poi... Professor Maniglio, mi perdoni, la violenza di genere si esprime con forme diverse, in contesti geografici, culturali ed economici molto differenti, ma è sempre animata dal medesimo scopo, il mantenimento dello squilibrio di potere tra i generi nella società. Cosa sta succedendo? Lei giustamente è qui per ampliare la parte tecnica, no? Di quello che è poi la sua attività, la sua professionalità. È medico, lei ha racchiuso in quel poco, ha cercato di farci arrivare, ha riassunto quello che succede poi nella quotidianità. E qui ci sono sicuramente persone presenti che vorrebbero sentire con parole forse più, mi passi il termine, più terra terra. Sono certa che anche qui questa sera chissà quante amiche, mi auguro non tante, stanno subendo proprio in questi momenti quello che lei ha appena elencato: stalking, violenze verbali che poi a volte fanno male più di quelle fisiche. E secondo me si ha anche un po' timore, paura, quasi vergogna, no? Di affrontare il problema, ma anche con la madre, con la vicina di casa, per paura di essere, specialmente nei paesini, non me ne vogliano, hanno paura di essere, tra virgolette, sputtanate. Non è così, lo dica anche lei, che è vergogna, e l'omertà deve far vergogna. Se qualcuno subisce delle violenze dal marito, dal fidanzato, dal compagno, ma anche solo dal vicino di casa, perché ci sono tanti tipi di violenza, bisogna avere il coraggio di denunciare. La vergogna dovrebbero avere coloro che puntano il dito, che cercano di demonizzare, che cercano di farsi, di entrare nelle vite di queste donne, che poi la vita, chi la vive veramente in modo grave e dura,
e colei che la vive sulla propria pelle, sul proprio corpo. E io purtroppo mi arrabbio tanto quando sento: pazienza, vediamo, forse cambia e vediamo se domani migliora. Secondo lei che di lavoro fa questo, mi perdoni se divento logorroica, una mente malata, se non si mette in una struttura, sento dire è matto, è paccio, lascialo perdere. No, i pazzi vanno prima rinchiusi e poi curati, non possono, non devono vivere in mezzo alla società sana, perché c'è anche la forma di morte lentamente. Secondo me è anche un po' un suicidio a rate quelli che tanti uomini inducono alle proprie compagne o alle proprie mogli, alle madri dei loro figli. È qui che volevo arrivare, mi perdoni, però sono molto, cerco di essere quanto più concisa possibile. La ringrazio. La ringrazio perché mi dà lo spunto proprio per dire che poi diciamo molti, il fattore di rischio della conflittualità è certamente quello contestuale, no? Però poi ci sono appunto dei fattori di rischio che ricadono nella persona e la persona che poi travalica, no? Che supera quel confine, che si spinge alla violenza fisica, fino ad arrivare poi anche a quell'escalation o al femminicidio, sono purtroppo appunto delle caratteristiche che chiamiamo di personalità, cioè del modo in cui è fatta una persona, che sono patologiche, ma non nel senso che sono dei malati mentali che hanno, no, il beneficio dell'incapacità di intendere e di volere. Sono delle caratteristiche che magari di tante persone che quotidianamente o nella società ricoprono ruoli, no? La cronaca ci informa sempre, no? Di tanti femminicidi compiuti da persone che non certamente erano persone che vivevano in strutture psichiatriche o no, erano persone che magari appunto frequentavano un'altra persona, frequentavano, stalkerizzavano un'altra donna, eccetera, no? Anche gli ultimi casi di cronaca. Quindi diciamo ci sono per esempio delle caratteristiche che hanno a che fare, per esempio sono state anche un po' richiamate prima, no? Cioè il fatto di considerare i propri bisogni come superiori a quelli dell'altro, quindi una sorta di narcisismo patologico potremmo dire, no? Il fatto di oppure l'instabilità emotiva, oppure il non provare nessuna empatia, quindi nessun senso di dispiacere verso l'altro, anche proprio non capirne i sentimenti, i bisogni eccetera dell'altro, oppure anche delle situazioni di forte dipendenza emotiva dall'altro, quindi parliamo tutte di caratteristiche che non caratteristiche che sono no, di lieve entità che magari possono essere presenti in tante persone, no? Parliamo di caratteristiche che diventano in un certo modo abnormi, no? Quindi parliamo proprio di quelli che si chiamano anche a volte disturbi, no? Della personalità, che sono di persone che sono solitamente capaci di intendere e di volere. Ecco, no? Dottor, professor Maniglio, sì. La interrompo volutamente perché lei mi ha letto nel pensiero. Non è che ci si marcia un po' troppo, la prima cosa che viene richiesta quando un assassino toglie la vita a una persona che avrebbe tutto il diritto e la voglia di vivere, la prima cosa che viene richiesta è la perizia psichiatrica. Ma succede, ugualmente succede, Ima ne sa qualcosa, non è che si va a capire perché, da che famiglia arriva questa persona. La prima cosa ormai è diventato, ahimè, mi duole dirlo, quasi una moda, si chiede la perizia psichiatrica, incapace di intendere e volere. Secondo me no, ci marciano, eppure la grande, e mi chiedo, c'è un abuso ecco. Certamente di questo, diciamo, no, di questa possibilità, di questo intervento, quindi quello. È chiaro che i magistrati operano secondo, diciamo, il loro, no, hanno il loro modus operandi, quindi immagino che per loro alcune cose sono dovute, quindi anche il fatto di appurare prima, no, se c'è eventualmente questa, però poi ci sono
chi, l'avvocato Massimo Manera, l'avvocato che mi seguirà dopo, che sono diciamo esperti in materia, ecco, io per i luoghi che frequento so che purtroppo a volte sono anche un po' delle prassi, no? Un po' che molto ossequiosamente diciamo vengono seguite e che magari ci sono delle ragioni. Certo che c'è, per chi vede il fenomeno, insomma, c'è un po' un abuso al ricorso. Infatti molte volte la perizia poi produce che la persona era capace di intendere di volere, no? Quindi, Come se ne era. Bene, professor Maniglio, lei è stato di grande sostegno, l'ho ascoltato attentamente, porterò a casa delle nozioni che non mi appartenevano. Vuole aggiungere qualcosa ancora? Ringrazio Luigi che mi ha invitato e Marcella che mi hanno invitato, insomma, e chiedo scusa se questo momento poi più freddo che ha interrotto diciamo uno stato emotivo molto forte, però poi ecco, sono doverosi anche poi queste riflessioni, perché spero che lo studio di un fenomeno che può garantire l'università, insomma, poi coniugandosi con tutte le altre sensibilità, il mondo della scuola che educa tutti, no, a crescere sia come persone che si rapportano ad una donna, però anche aiuta a crescere la società e chiunque a denunciare il fenomeno, quindi ci sono i dirigenti presenti, così come la politica che può sostenere gli interventi che sono doverosi poi in favore soprattutto delle vittime e delle famiglie, e poi anche tutti coloro che lavorano poi nel mondo del settore sociale, dell'associazionismo in particolare, che sono poi diciamo coloro che poi davvero fanno un gran lavoro a fianco alle persone. Bene, la ringrazio ancora professore, grazie per essere stato uno di noi, grazie. E adesso abbiamo un break di danza, l'esibizione del Centro Danza, capitanata dal direttore artistico Vincenza Martina. Sono qui di Sternatia, loro ballano sulla coreografia Catene Spezzate. Libero il palco e intanto do ai colleghi il microfono, magari sì, le sedie, liberiamo il palco. Lasciamoli.
Eccoci qua. Continuate pure con l'applauso, perché adesso la nostra Vincenza ci spiegherà un attimino la coreografia. Vincenza, innanzitutto complimenti. Fa senso vederti un po' così. È stato un messaggio molto forte quello che abbiamo voluto dare, ovviamente in modo figurato, ma quello che accade all'interno delle mura domestiche non deve rimanere nascosto. Questo segno di nasconderci sotto quel lenzuolo era proprio questo il messaggio, di avere il coraggio di venire fuori e di chiedere aiuto e di rompere quindi quella catena spezzata del silenzio. Grazie Vincenza. Lei è una vostra concittadina, Centro Danza qui a Sternatia. Grazie ancora per il messaggio straordinario che ci avete regalato. Continuiamo perché sono tanti ancora gli ospiti che... ci raggiungeranno sul palco. Lo vedo già qui, in prima fila, anche lui, l'avvocato Palumbo, che pregherei di raggiungermi qui su questo palco. Grazie, che galantuomo. Lui è laureato a Lecce con tesi di diritto processuale e penale. Iscritto all'albo dal dicembre 2018, esercita nel 2008 nel circondario del Tribunale di Lecce, con sedi anche a Brindisi e Milano. Area di competenza, diritto penale e diritto di famiglia. Ed è proprio... un argomento, no, che cade a fagiolo. Il microfono, avvocato, mi perdoni, lo sto facendo lavorare anche fuori dalle aule. Innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, grazie all'amministrazione comunale di Sternatia, grazie alla scuola del maestro Luigi Perrone, grazie alla signora Imma, io oso chiamarla così, ma si arrabbierà perché me l'ha già detto che devo chiamarla Imma, ma io non ci riesco. È più forte di me. Allora, avvocato, vorrei fare... Sì. No, prego, sì. Perdoni. Essere qui a trattare questa tematica per un uomo è un grande coraggio. Ma quello che mi piace pensare di poter trasmettere ai miei, diciamo, consessuati, è che forse proprio partendo da noi, uomini, non dei maschi, perché io uso ancora e mi piace ancora utilizzare quella classificazione di uomini e donne, maschi e femmine. Possiamo cambiare quell'animo, quello spirito primordiale che risale nell'indole dell'italianità. Non dimentichiamoci che noi, l'impero romano è nato dal ratto delle Sabine, quindi noi ci portiamo quel retaggio del ratto delle Sabine che purtroppo in molte parti
diciamo, trasversali d'Italia ancora è rimasto lì. Purtroppo sì, avvocato, ma sarebbe un dibattito vero e proprio, ci allungheremo tanto, tanti sono gli ospiti questa sera che mi affiancheranno dopo di lei sul palco. Avvocato Palumbo, secondo l'Istat, i numeri sono a prova di qualsiasi verifica. In Italia sono ben 6.788.000 donne che hanno subito qualche forma di violenza nella loro vita. È un'enormità, una scandalosa enormità. E sui motivi, le cause, la genesi di questa onda lunghissima di violenza abbiamo già detto, scritto, detto è il contrario di tutto, è scritto il contrario di tutto. Ognuno è libero di avere l'opinione che vuole, ma una cosa è certa, dobbiamo provare a fermare l'onda che ci sta sommergendo. E veniamo invece alle cose da fare, ora e subito, avvocato. I femminicidi non solo non diminuiscono, ma aumentano, ahimè, a ritmi impressionanti. 116 solo da quest'anno, dall'inizio dell'anno. E ogni volta ci sono tante vite che si spengono e vengono messe paurosamente a rischio. Per esempio, mi viene spontaneo anche menzionarli, i figli, no? Le vittime che poi diventano figli orfani. Soltanto in un mese sono rimasti orfani senza né padre né madre, perché tante volte, no, al femminicidio sussegue il suicidio della bestia. Sono rimasti senza padre né madre 16 figli. Come si possono aiutare? Beh, innanzitutto, come già abbondantemente si è parlato prima, è una questione culturale, una questione di retaggio culturale che comunque deve partire a monte. Per me è diventata una missione di vita, perché io sono padre di una splendida bimba e l'idea di immaginare che qualche cretino, voglio trattenermi, possa allungare la mano per... diciamo che potrei diventare carnefice nei confronti del cretino. Diciamo che gli interventi normativi purtroppo ci sono, ma alcune volte sono eccessivamente frutto della decretazione d'urgenza e quindi spesso si crea un caos tra le norme che crea una situazione, diciamo, di blackout anche per gli operatori della giustizia, quali gli avvocati, quali i magistrati. In parallelo a tanto, purtroppo si riscontra una impreparazione da parte delle forze dell'ordine che tendono ultimamente, diciamo, all'eccesso, si tende molto alla ricerca di quella prova scientifica ed è via via venuto meno quel ruolo fondamentale del poliziotto, del carabiniere, di ricerca materiale e comunque tecnica del colpevole. Adesso si delega tutto al laboratorio d'analisi, arriva il RIS, arriva il RACIS, arriva, però poi si perde quella capacità investigativa tecnica del maresciallo dei carabinieri o del poliziotto che è conoscitore del tessuto sociale e che quindi magari può o dovrebbe avere la consapevolezza di che tizio, di che caglio, di che semplone e quindi andare, come si faceva una volta, a colpo sicuro o quasi sicuro per cercare il colpevole, non un colpevole. A fianco a questo, purtroppo, c'è questa normativa che spesso è farraginosa, confusa. E in un evento di qualche mese fa argomentavo della Convenzione di Istanbul, una norma importantissima che è stata comunque recepita dall'Italia, ma che comunque ha dato adito a delle critiche, perché il nostro sistema processuale, che tendo a precisare è uno dei più garantisti a livello, diciamo, internazionale, è latita in alcuni aspetti importanti, è latita sull'aspetto proprio di protezione della vittima. Paradossalmente il soggetto più debole trova meno tutela rispetto al soggetto artefice del delitto. Tanto è vero che l'osservatorio, diciamo anche gli organismi europei hanno messo in guardia lo Stato italiano dalla necessità di un intervento più capillare per assicurare immediatamente la genuinità delle prove, l'ascolto immediato della persona offesa, l'ascolto tutelato, perché voi dovete immaginare, non so se avete mai visto e frequentato il tribunale di Lecce o comunque una stazione di carabinieri piccola, immaginate la scena di una vittima che entra e trova nella sala d'aspetto il marito, il compagno lì
ad aspettarla. Ovviamente è l'impatto che già destabilizza il denunciante. È un trauma nel trauma. Benissimo. Purtroppo le nostre strutture logistiche non consentono un ascolto appartato, comunque tutelato, separato della vittima del reato, che magari in quel frangente un ascolto più professionalizzato, magari ausiliato da operatori tecnici di diversa competenza, che sia uno psicologo per esempio, che sia un assistente sociale, consentirebbe di avere una cristallizzazione immediata e rapida della fonte di prova. Perché poi immaginatevi che cosa succede quando noi ci troviamo dopo 2 anni, dopo 3 anni ad ascoltare quella vittima nel dibattimento, nel controesame infuocato delle parti, con una prova che nel frattempo sì è stata cristallizzata, ma alcune volte è stata cristallizzata male. E io molto spesso potrei fare il nome di qualche mia cliente, mi dicono sempre poco, sono andato a fare la denuncia, mi hanno detto di andare dall'avvocato. Benissimo. Perché? Perché l'ascolto della persona offesa, la cristallizzazione dei fatti oggetto del reato è importantissima. Non si può tralasciare quell'aspetto che sembra secondario, perché molto spesso l'operatore di polizia giudiziaria, nell'esigenza, nella penuria di personale, di dover raccogliere la denuncia, poi magari c'è il turno in servizio, deve andare a fare la pattuglia perché deve fare il rilievo di polizia stadale, compie quell'atteggiamento talmente tanto superficiale che poi tanti eventi, tanti micro elementi che agli occhi della persona appaiono superficiali, non lo sono, in realtà non lo sono. Per questo devo dire che è intervenuto il codice rosso. È proprio di questo che volevo parlare, soprattutto per fermare la strage delle donne. No, abbiamo un femminicidio, ahimè, ogni 72 ore, non servono proclami. Piuttosto stavo proprio per chiedere anche questo, e poi mi aggancio al codice rosso. Com'è possibile che 85 milioni di fondi antiviolenza siano quasi tutti bloccati da troppa retorica e pochi fatti? Su uno dei più gravi scandali italiani, con un enorme spreco di denaro pubblico, 2 euro su 3 delle risorse stanziate per aiutare le donne colpite dalla violenza sono congelati dalla lunga manus della burocrazia. Cosa succede? Siamo pigri? Non penso, perché l'italiano è un popolo che si dà da fare, e quando c'è da veramente da togliersi le mani dalle tasche e usarle per fare qualcosa. Come mai questo congelamento? Sono tanto, 85 milioni che si potrebbero investire proprio nelle istituzioni, nelle associazioni. Poc'anzi le nostre amiche che l'hanno preceduta hanno detto che ci sono delle persone specializzate, e non si può lavorare, perché è un lavoro però proprio, no? a fin di bene, tra virgolette, non si può fare solo ed esclusivamente volontariato. Cosa succede con la nostra burocrazia, avvocato? Succede che i gangli della politica, purtroppo, della burocrazia sono talmente tanto oppressivi che alla fine comunque portano a quel senso generalizzato di sfiducia. È come se il legislatore si chiudesse gli occhi, si voltasse dall'altra parte. In realtà non deve essere così. Queste risorse vanno sbloccate perché, come già avevo rilevato, come già rilevava la Convenzione di Istanbul, ci vuole rete, ci vuole un collegamento diretto tra questi centri antiviolenza che hanno bisogno di personale altamente qualificato. La specializzazione e le qualificazioni del personale hanno un costo. E giustamente avere un professionista altamente qualificato ha un costo per l'ente, e come tu dicevi non può essere sempre solo volontariato. Queste somme devono essere sbloccate, devono trovare l'attuazione anche di progetti tipo questo, per esempio, che sembra una cosa, diciamo così, giusto un pourparler tra amici, perché diciamo qualcuno che sta di fuori può pensare che siamo 4 amici che ci riuniamo su un palco attorno a 2 sedie a fare 2 chiacchiere. In realtà non è così, perché dietro quella panchina rossa, che devo dire la verità, mi ha fatto una grossa impressione quando sono arrivato nel piazzale, la prima cosa che ho notato è stata quella panchina rossa. Dietro quella panchina rossa c'è un lavoro, c'è un team, c'è un gruppo di persone che si riunisce, che cerca di interfacciarsi, con l'amministrazione della giustizia. È questo che deve essere rafforzato, il collante tra le associazioni
e gli uffici giudiziari, le forze dell'ordine. Sapere di poter recarsi in una stazione di carabinieri e trovare un commissario, e trovare un agente di polizia giudiziaria, chi sia, vicino, che comprenda di che cosa stiamo parlando. Non deve essere per forza una donna, può essere anche un uomo, deve essere anche un uomo, deve, che sia professionalmente legato, che sia preparato, che capisca che dall'altro lato non c'è un utente comune, c'è una persona che ha bisogno, c'è una persona che chiede aiuto, che c'è una persona che quel livido che ha sulla guancia o sull'occhio e che cerca in tutti i modi di nascondere. No, sono caduta, ho battuto con la testa sul lavandino. L'altro giorno era questa la scena. Ho battuto con la testa sul lavandino. Da un lato e dall'altro, qualcuno ha chiesto. Non poteva essere quello. Era una realtà, una questione di una piccola realtà. Anche lì c'era qualcosa che non andava. E allora molto spesso la donna che va a denunciare incontra la fredda e burocratica figura del carabiniere, che è preso da altro e che in realtà non è preparato, non solo giuridicamente ma tecnicamente, non è preparato mentalmente, non è preparato, non ha la forma mentis di poter accogliere una persona che ha bisogno. E soprattutto un problema così delicato, no? Assolutamente sì. Perché ci troviamo di fronte, è vero, ci troviamo di fronte a una divisa che rispettiamo, le forze dell'ordine, però sotto quella divisa c'è un essere umano a noi prettamente sconosciuto, se vogliamo. Certo. E non è la stessa cosa che andando in chiesa ci si confessa in un confessionale con la grata. Noi ci apriamo a questa persona e quindi abbiamo bisogno, sono messaggi che una donna manda, no? Certo. Quando si va in una caserma per denunciare un abuso, una violenza. E quindi dall'altra parte ci aspettiamo massima attenzione e massima comprensione. Purtroppo tante donne hanno rinunciato proprio a denunciare, tanto dicono uscita di là non succederà niente. Io non vorrei dilungarmi più di tanto, avvocato, però ci tenevo tantissimo, lei ha accennato prima, ha sottolineato la legge che è entrata in vigore, si chiama Codice Rosso, molto molto... Il soldone. In cosa consiste? Allora, la legge, il codice rosso, diciamo così, parliamo chiamato generalmente, rosso, sì. In realtà è una norma recentissima, la 69 del 2019, e più che un codice, in realtà è un coordinamento di norme che è intervenuto in alcuni aspetti importantissimi, alcuni aspetti che ancora ad oggi non erano disciplinati dal punto di vista giuridico. E oltre a intervenire ovviamente sull'aspetto pratico, cioè nel senso che sollecitando le forze dell'ordine a trasmettere immediatamente la notizia di reato o comunque la denuncia in procura, anche oralmente, cosa che prima era inammissibile, ha per esempio cristallizzato la possibilità di monitorare nel caso del divieto di avvicinamento le persone attinte da questa misura con il braccialetto elettronico. Però qui vi devo purtroppo dire che c'è un problema. Perché sono tantissime le richieste di utilizzo di questa misura alternativa alla detenzione, soltanto che dal Ministero i braccialetti elettronici non arrivano. Come mai non arrivano? Mancano le risorse? Probabilmente mancano le risorse. Magari chi meglio di voi, vi aiutiamo a sbloccare questi 85 milioni che stanno lì, sì, parcheggiati in chissà quale tasca o chissà in quale cantine? Ma ci fermiamo davanti a un braccialetto elettronico? Perché quello potrebbe essere lo strumento per cui monitorare l'attinto dalla misura. Perché è vero che arriva la misura, perché nei casi è successo, la misura è arrivata. Però il controllo del soggetto attinto dalla misura, come si fa? Sono strumenti utili, quindi è necessario che questi braccialetti elettronici arrivino a destinazione, vengano messi in pratica. Dopodiché, sempre velocemente tornando su questa norma, cercando di essere meno tecnico possibile, vi posso dire che finalmente lo sfregio è stato autonomamente oggetto di reato. Anche lì purtroppo la giurisprudenza, l'orientamenti, non aveva mai qualificato quella figura abominevole che spesso è successo, gli sfregi con l'acido per esempio. E si andava orientando da un tipo di lesione ad un altro, se più o meno. Adesso c'è una norma chiara che prevede una pena abbastanza elevata, perché prevede la reclusione fino a 14 anni. Sempre troppo pochi. Sempre troppo pochi.
sempre poco voti, e la pena dell'ergastolo se dallo sfregio diciamo, deriva anche il decesso della vittima. In più ha trovato finalmente diciamo, adeguata sanzione il fenomeno blasfemo del revenge porn, la diffusione ovviamente di questi video. Magari questa è un'altra forma stupida di maschilismo. A qualcuno più o meno goliardicamente è capitato, magari in un momento di intimità un po' particolare, dove magari si è ceduto anche con un po' di alcol, di volersi fare la ripresa, così in senso goliardico. Che cosa succede? Succede che poi finisce la relazione e questo video diventa virale. Questo video diventa virale e laddove è spesso... diventa un'arma, un ricatto. Sì, è un'arma, diciamo, al di là di essere un ricatto, è un'arma subdola di morte. Perché voi immaginate la vergogna di una donna, il cui video, il cui corpo, in un momento bellissimo di amore con il partner, venga diffuso su tutti i canali, su tutti i social. E vomitevo, l'avvocato, non aggiungo altro. E quindi questo è punibile? Mi auguro anche questo. Assolutamente sì, è prevista la reclusione da 1 a 6 anni, è una multa salatissima, e comunque sono previste misure ancora più diciamo, incisive anche su altre tipologie di reati già previste. Sono aumentate le pene in ordine per esempio allo stalking, e alla violenza sessuale e alla violenza sessuale di gruppo, nonché anche il reato di maltrattamenti in famiglia, che spesso era, diciamo, tenuto un po' in secondo ordine, in realtà aumenta, diciamo, trova un aumento esponenziale, diciamo, di pena, e cambia anche la competenza, perché dal tribunale monocratico passa al tribunale collegiale. Da ultimo, e questa è una cosa importantissima che io voglio lanciare, un messaggio che voglio lanciare alle donne: il termine per produrre la querela nei casi di violenza sessuale, che prima era di 6 mesi, è stato portato ad 1 anno. Qualcuno potrebbe anche storcere il naso lì per lì, però io vi posso assicurare che denunciare una violenza sessuale da parte di una donna non è una cosa semplice. Purtroppo a me è capitato un caso, il seguente caso, e mia moglie ne è testimone perché è collega di studio, quindi ha seguito con me la vicenda in prima linea. Una giovane ragazza di origini siciliane è stata violentata in un villaggio turistico ad Otranto. Qui purtroppo abbiamo sperimentato sulla nostra pelle, o sulla pelle o meglio della vittima, la superficialità della polizia giudiziaria, che ha avuto e ha dato la possibilità, innanzitutto ha raccolto una querela che era imbarazzante. Chi la stessa pensava più che altro a capire come si fosse verificato questo rapporto sessuale, i dettagli, diciamo, più scabrosi. E o non è vomitevole, avvocato? Vergognoso. E o non è vergognoso? Una donna che ci mette la faccia, ci vuole veramente coraggio innanzitutto, e poi ti vedi questo branco di animali, è un'offesa verso la specie animale, dopo 1 mese, 2 mesi, in semi libertà, se non, non addirittura di nuovo liberi. Ti dico di più. L'autore del reato è stato messo in condizione, a causa dell'intervento blando, di sfuggire e di essere assolutamente irreperibile. Quindi noi abbiamo fatto un processo con una denuncia raccolta all'acqua di rose, con un imputato irreperibile mai attinto da una misura cautelare, e purtroppo è stato anche assolto, purtroppo. Questo perché purtroppo, dalla mia parte, che certamente sono un garantista per definizione, l'avvocato è garantista, però comprendo il disagio delle vittime quando si siedono dall'altro lato della scrivania. Vedere la donna che si siede con l'occhio, con lo sguardo basso, e dire, che inizia a raccontarti un po' della sua vita, la prima domanda che a me viene a bruciapelo, forse alcune volte sono anche un po'... Non di tatto, la prima cosa che chiedo è: signora, ma ti picchia? Dimmi la verità. E notare queste donne di qualsiasi età, con vergogna, come se si sentissero inferiori, annuire con il capo: sì, mi picchia. E da quanto? Da sempre. Perché non ha denunciato?
sai, la mamma ha detto, c'è a fare cui siete, tocca a te lo tieni. E infatti non so, mi è arrivata fin qua la voce, una volta se fascia, signora. Oggi no, perché oggi abbiamo gli strumenti, abbiamo... Oggi non dovete vergognarvi. Sicuramente non ne andiamo fiere quando quell'uomo che dovrebbe usare le mani solo per accarezzarci le usa per farci del male. Sicuramente è anche un po' una sconfitta, no? Una sconfitta è un fallimento, però oggi ci sono gli strumenti, ci sono le associazioni. La legge sta cambiando sempre molto lentamente perché siamo molto lenti, ci sono tante cose che non funzionano, però stando zitti e riportando quello che lei ha appena detto, Messia, tocca te lo teni, c'è a fare, ci fermeremo. Invece noi abbiamo bisogno di una marcia in più per far sì che quelle donne diventino sempre di meno, che quelle caserme, quegli uffici abbiano sempre meno affollamento e meno donne, meno uomini, perché la violenza non la subiamo solo noi. Però questa sera non vorrei dilungarmi più di tanto, avvocato. Io dico solo, in tua presenza, avvocato, ci diamo del tu, assolutamente, di motivare, forse qui in mezzo al pubblico c'è qualcuna che pensa e sente, cavolo, lo stanno dicendo riferendosi a me, sono sicura di questo, abbiate coraggio, non siete sole. Urliamo insieme no alla violenza, qualsiasi tipo di violenza, ribellatevi, ribelliamoci, l'unione fa la forza e noi ci siamo. Soprattutto e soprattutto educhiamo i nostri figli al rispetto dell'altro genere, educhiamo i nostri figli, e soprattutto non solo i maschietti ma anche le femminucce. Certo. Facciamo sì che si sentano sempre autonome, che non debbano mai dipendere dallo stipendio, ed è purtroppo questo un retaggio che noi ci portiamo. Basta alla donna femmina di casa, basta. Bravo, io sono abile nel piegare le robe, mia moglie lo può confermare. Bene, 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 hai avuto anche la fortuna di sposare una straordinaria ragazza. È vero, assolutamente vero. Avvocato Palumbo, grazie per l'intervento. Grazie ancora a tutti. Imma, grazie. E un'altra cosa importante prima di lasciarti, per tutti coloro che dicono una parola, vai dall'avvocato, esiste, cari amiche, esiste, cari amici, il libero patrocinio, fatene buon uso e mai abuso. Mi dica, signora. Aspetti, aspetti un attimo, signora. Approfitto, avvocato, rimani sul palco. Facciamo un'intervista, diciamo un... Aspetti, aspetti signora, in modo tale che anche che qui seduto in mezzo al pubblico possa... Facciamo una consulenza volante, diciamo, dal posto. Buonasera signora. Volevo solo dire una cosa, tutto bello quello che si dice, tutto vero, però poi dovete anche dire qual è la verità, perché quando una donna va in una caserma dei carabinieri, cosa gli dicono a volte i carabinieri? Signora, ma se tu hai questi problemi a casa, poi i bambini se li dobbiamo togliere. Poi, quando una donna prende forza e magari si separa e va in un tribunale, una cosa orribile, i tribunali, devi essere umiliata, perché lui forse è l'avvocato che difendeva la vittima, no? Però poi c'è l'altro avvocato, e non vi dico cosa sono capaci di fare gli avvocati pur di discriminare una donna. E nel frattempo una donna quanti mesi, quanti anni deve aspettare prima che venga chiamata in udienza? Come mai una donna si deve ritrovare con i figli e i mariti che dicono, perché ci sono tante, abbiamo detto violenza, non solo quella fisica, ma ci sono tante violenze, anche la violenza di non partecipare a quello che è il dovere di un genitore, di un ex genitore, di un ex marito, diventano anche ex genitori in alcuni casi. È facile dire queste cose, però chi le vive sulla pelle, no? Cioè, diteglielo, come fa una donna dopo 8 anni, 9 anni ancora a stare in giro per tribunali? Perché poi ci sono avvocati che hanno una scaltrezza, scopri
forse una donna sa cosa arriva a dire. Era meglio se stavo a casa mia, stavo zitto, ognuno faceva i fatti propri. Arrivi a dire anche questo, glielo posso garantire. Grazie per il suo intervento, signora avvocato. Proprio per fare un sunto, la signora giustamente dice: vai, denunci e rischi che ti vengono portati via i figli, no? Vengono affidati a degli assistenti sociali, e per cui presumo che si ritenga anche pericolosa la vita di questi bambini in un ambito familiare non proprio consono. Cosa rispondiamo? E sulla tempistica, avvocato? La tempistica, allora, ne abbiamo già parlato. Sì. Allora, parto dal primo presupposto, che era quello del patrocinio a spese dello Stato. Il pacchetto antistupro del 2013 consente a tutte le vittime di reati di genere, che sia la violenza sessuale, che sia lo stalking, che sia l'omesso mantenimento, che sia maltrattamento in famiglia, di accedere al patrocinio a spese dello Stato indipendentemente dal limite di reddito. Nel caso specifico, io seguo una ragazza la cui madre guadagna la bellezza di 70.000 euro l'anno, eppure è ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Per quanto riguarda l'aspetto di cui la signora parla, ahimè, noi ci scontriamo con la lentezza giudiziaria, questo è vero. Ed è vero, drammaticamente vero, perché si investe poco. Sulla giustizia, come sulla salute, si investe poco. Non abbiamo sezioni specializzate di famiglia, quindi chi fa famiglia fa anche, come magistrato fa anche diciamo, altre tipologie di giudizi, quindi poi i ruoli si intasano, quindi sarebbe necessario che si creassero delle sezioni ad hoc speciali, che si creasse il tribunale della famiglia, dove lì dentro chi entra sa di poter tutelare o poter avere dall'altro lato un magistrato che, non dimentichiamoci, è una persona come noi, con i suoi limiti e con le sue peculiarità, che comunque sia competente. Anche in questo, investire in strutture diverse, il Tribunale della Famiglia di Milano, per esempio, che è uno degli uffici che io frequento, sembra una grande scuola, ha le pareti colorate, i bambini vengono ascoltati in un contesto tranquillo. Quindi purtroppo la signora ha una aspettativa drammatica, perché effettivamente è così, ma io, signora, non posso dirti è così, io devo stare a fianco a te. Altrimenti ti scoraggerei, invece io devo incoraggiare il cliente a richiedere la giustizia, ad intervenire in mille modi, anche scongiurando quelle minacce velate. Spesso è vero, è un retaggio culturale, ti dicono: se vai a denunciare ti togliono i figli, ma non è vero. Purtroppo è un retaggio culturale, purtroppo alcune volte non c'è il collegamento tra i vari uffici giudiziari, e però, se noi ci arrendiamo, se noi rimaniamo qui, facciamo la chiacchierata e dopo non facciamo il nostro, secondo me faremo un torto a Imma, che ha fatto di una missione di vita. Quindi noi dobbiamo denunciare, adire la giustizia, chiedere aiuto, lanciare il nostro grido d'allarme, che sia il suo. Noi siamo portavoce, signora, di un grido d'allarme. Io sono portavoce del grido delle mie clienti, che per l'80% sono donne, che hanno bisogno di aiuto. Dopodiché lei mi dice che c'è il collega di controparte che è scaltro, che c'è il collega di controparte scorretto. È vero, perché per trattare delle tematiche bisogna avere una tipologia di partecipazione, di preparazione fuori dal comune. Io non sono abituato a decantare le mie lodi, però so che quando faccio il diritto di famiglia ci metto il cuore e non i soldi, non mi interessano i soldi del cliente. Bene, avvocato. Penso che sia stato almeno in parte esaustivo. Signora, si senta, magari parli, non vada via, anche perché dobbiamo inaugurare la panchina rossa, ma parli con l'avvocato Palumbo, sono certa che le darà ascolto, avuto e giusto. Avvocato, grazie a te. Grazie a tutti ancora, buona serata. Grazie. E andiamo avanti, abbiamo parlato di istituzioni, abbiamo parlato di educazione. L'educazione dovrebbe essere data esclusivamente, in primis, dalle famiglie, ma purtroppo oggi, per svariati motivi, non c'è più abbastanza tempo, ci sono sfuggite tante situazioni dalle mani, e qui subentra la scuola, dovrebbe essere la seconda casa. Io l'ho vissuta come tale, erano altri tempi,
sembra una ragazzina, ma effettivamente dico qualche annetto ce l'ho anch'io. A tal proposito mi auguro che siano ancora qui, non riesco a vederli o intravederli, chiamerei proprio qui su questo palco il professor Pantaleo Antonio Conte, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Vernole, e il professor Pietro Vincenzo Gallo, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Soleto. Li chiamerei proprio entrambi qui. E qui parliamo di istituzioni, no? La scuola, subito dopo la casa dove si nasce e si cresce. Buonasera, che bel ragazzo, mi ricorda vagamente, non vi ricorda come si chiama? Massimo? Massimo Girotti? Ciavarro? Chi l'ha detto? Signora, sempre in prima linea lei, benedica! Ma è bellissimo questo dirigente scolastico, non me ne voglia l'altro professore, si avvicini perché qui abbiamo un pochino, siamo un pochino in controluce per la gioia delle nostre. Signora, le scalmane, sta sentendo caldo la signora, sta sentendo. Bando alle ciance, dobbiamo anche un po' avere, no, la forza e il coraggio di sdrammatizzare un pochino. Allora, si presenti al nostro pubblico, lei è il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Soleto. Allora, io sono Pietro Vincenzo Gallo, sono il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Soleto, che con molta mia soddisfazione comprende anche le scuole di Sternatia e di Zollino. Scuole che ho già imparato a conoscere da qualche settimana e, come dicevo, il mio corpo docente per me è un onore, visto che conoscevo già questa realtà, adesso è dirigere questa scuola. Ma new entry, mi sta dicendo? Io sono un neo dirigente scolastico. Ah, ecco. Nominato quest'anno, però diciamo uomo di scuola perché lavoro a scuola da 30 anni, per cui conosco bene le dinamiche della scuola e quello che c'è dietro. Io vi dico subito una cosa, mi perdoni, mi metto qui al centro perché, o magari visto che svolgete le stesse attività, magari facciamo un po' una partita a tennis, no? Anche per ottimizzare un pochino i tempi. Io quello che volevo dire, ho fatto una breve introduzione prima, no? La scuola purtroppo, per fortuna, è diventata forse non la seconda ma la prima casa, per tanti motivi, per ovvi motivi. Oggi non so, c'è tanta disoccupazione e purtroppo senti sempre dire non c'ho tempo, la televisione, la PlayStation, i cellulari hanno sostituito anche un po' i genitori, no? Avevamo la nonna che ci accudiva, la tata che se la poteva permettere. Oggi vedo bimbi di 6 mesi, 1 anno attaccati ai cellulari e dico: ma perché manca il dialogo, manca la volontà, manca il tempo? Aiutatemi voi, fatemi capire. Entrano a scuola all'età di 6 anni, è prima elementare? Anche prima, perché c'è la scuola dell'infanzia. Anche prima, quindi con la scuola dell'infanzia, ma parlo proprio della scuola elementare, quella dell'infanzia. Arrivano monitorati di cellulari? Succede? Allora, purtroppo succede, non molto quanto magari nell'immaginario collettivo si possa pensare o immaginare, ma comunque succede. Tante volte si esagera un po' su questo aspetto, che magari è più pertinente per i ragazzetti un pochettino più grandi. La scuola elementare, grazie a Dio, ancora è un'entità un po' avulsa da questa tipologia di problema. Però quello che dicevamo prima è fondamentale. Io vedo, quando faccio degli esempi banalissimi in pizzeria, noi adulti che aspettiamo quel sabato sera per scambiarci 2 chiacchiere, vedere il tavolo invece dei ragazzi che sono presi dal cellulare, per cui manca tante volte questo contatto comunicativo. Io mi permetto solo una parentesi prima di anche dare la parola all'amico Pantaleo. Più che i dovuti e i rispettosi ringraziamenti, sono veramente particolarmente emozionato. Non mi capita spesso di non avere le parole, però. E vedere una, mi permetto con la S maiuscola, signora, come la mamma coraggio che abbiamo come Imma, alla quale veramente ci sarebbe un inchino per il coraggio che è da esempio per tutti noi, non solo mi emoziona, penso di immaginare da che cosa le derivi la forza, però veramente mi ha lasciato senza parole vedere una donna con questa forza, questo carisma e... Grazie, forse veramente è l'unica parola che mi sento di dirle, grazie. Tornando alla scuola,
La cosa che la scuola può fare, io lo dicevo ai genitori che ho avuto il piacere di incontrare qualche giorno fa, è collaborare. La scuola deve collaborare con la famiglia, è l'unico modo per aiutare a crescere i figli, di non avere paura di dirci le cose. È solo così che questa sintonia tra istituzione scolastica e famiglie può garantire comunque che i ragazzi crescano lontani da queste problematiche per le quali dobbiamo lottare insieme. Bene, grazie prof. E passiamo la parola all'altro prof, lui è il direttore. Allora, dirigente scolastico di Vernola, è qui un po' ospite, ma sono di Sternati. Preside, no? Preside, una volta erano preside, sono dirigenti scolastici. Adesso sono dirigenti scolastici, forse piace più la parola preside perché dà più il senso di quello che è il nostro ruolo all'interno della società. E qui entriamo proprio nel merito della questione. Perché la scuola è così importante, è naturale perché è così importante, perché l'ha detto prima, insieme alla famiglia è quell'istituzione che effettivamente cura la crescita dei ragazzi ed è chiamata effettivamente a dare quelle linee di condotta, quegli indirizzi, quella personalità, perché ecco, la scuola crea la personalità insieme alla famiglia. Prima parlava di collaborazione, questo può avvenire però solo in collaborazione con la famiglia. Ecco perché le istituzioni qui presenti questa sera, la famiglia, una madre coraggio eccezionale, l'abbiamo già salutata tante volte, anche io la saluto e sono onorato di essere presente qui insieme a lei e collaborare magari anche in futuro insieme a lei. E una collaborazione forte in un momento in cui effettivamente grandi valori cadono, l'abbiamo sentito mille volte, ma soprattutto viene a cadere il senso stesso di che cos'è che vogliamo dalla società. E questo la scuola se lo chiede. La scuola se lo chiede insieme alle famiglie di fronte a questo vuoto. E che cosa dobbiamo dare ai ragazzi? Forse ai bambini e ai ragazzi, in questa particolare età della vita, noi siamo tutti e due del primo ciclo, dunque partiamo dalla scuola dell'infanzia, che è fondamentale, un segmento fondamentale. Proprio i miei docenti dicevano attenzione a non sottovalutare questo momento che crea le condizioni necessarie per creare persone responsabili, perché partiamo da là inevitabilmente. Ecco, dobbiamo gettare quel seme della capacità di rispettare il prossimo conoscendo se stessi. E siamo nell'epoca delle competenze, chi insegna, voglio dire, è insieme all'amico Pietro, insomma, l'abbiamo anche veramente dedicato anche la nostra attività pre-dirigenza a questa attività formativa, ma forse è il caso di ritornare ad una delle competenze più importanti per l'intelligenza umana, che non è la capacità di ridurre la scuola e il rapporto scuola-famiglia ad un numero che è il voto, che spesso più che favorire il rapporto scuola-famiglia-società lo danneggia in maniera irreparabile, ma è quello invece di puntare a quella che Goleman, l'abbiamo visto, ha chiamato quell'intelligenza emotiva, quella capacità in primo luogo di conoscere le proprie emozioni, di saperle manifestare e soprattutto di rapportarsi in maniera corretta con l'altro. Ecco, conoscere le emozioni, saperle esprimere e sapersi rapportare con l'altro. Questo è ciò che la scuola insieme alla famiglia in modo particolare dovrebbe insegnare, perché solo da relazioni corrette che partono fin da bambini è possibile costruire persone che sanno relazionarsi, indipendentemente dal sesso o dal genere, anche da adulti. Ecco il ruolo forte e fondamentale che noi siamo chiamati effettivamente a svolgere. Da qui ecco anche un altro invito che faccio anche alle famiglie, oltre che a noi tutti operatori della scuola ed educatori. Non dobbiamo avere paura, lo dicevamo prima, proprio prima dell'incontro, non dobbiamo avere paura di sbagliare. Siamo terrorizzati dall'errore, siamo terrorizzati dal fatto di incorrere in un errore nel corso della nostra esperienza professionale, soprattutto quando siamo a scuola. Spesso ragazzi, quando insegnavo nel liceo, dicevo attenzione che voi adesso avete la possibilità di sbagliare tranquillamente in un contesto protetto, male che vada vi bocciamo, uso un termine forte. Comunque siete nella vita protetti, sbagliate ora, abbiate la capacità di sbagliare, provate, ma in un ambiente protetto come appunto questo. Non abbiate paura, perché poi dall'errore nasce il tutto. E non abbiate neanche paura di piangere, lo dicevamo prima. Ci relazionavamo proprio oggi pomeriggio, esatto. No? Quando ci siamo visti. Abbiate la paura di accettare anche il pianto di tutti, anche dei maschietti, lo dicevamo prima. Il fatto ancora di avere l'idea il maschietto non deve piangere perché deve essere quello forte all'interno della classe è un modo sbagliato già di approcciarsi. Ecco, cresciamo insieme scuola famiglia, cresciamo insieme in uno spirito di collaborazione. E
Ecco, io lo dicevo prima, come istituzione sono ospite. E proprio come ospite però vorrei anche lanciare un messaggio importante alla signora. Io la vorrei ospitare nella mia scuola. Bene, Imma non mancherà conoscendola, sicuramente. L'invito parte anche da me. Quindi segnatelo nell'agenda. Sarai ospite a Soleto e a Vernola. Imma non potrà e non dirà mai di no conoscendola. Io intanto vi ringrazio per il vostro intervento e magari verrò a trovarvi insieme a Imma. Mi siederò in prima fila nei banchi, nelle sedioline e ascolterò una docente, ahimè, per eccellenza. Grazie Preside, sono all'antica, mi chiamo Preside. In bocca al lupo per tutto e buon anno, buon inizio di anno scolastico per voi e i vostri ragazzi. Trattateceli con cura, mi raccomando. E ci siamo. Ci siamo dilungati un po' tanto. Tanti erano gli argomenti e tanti erano gli ospiti. Ho qui la dottoressa Enza Miceli, operatrice della rete dei centri antiviolenza San Fra, e la dottoressa Anna Moschettini, assistente sociale della rete antiviolenza San Fra. Vi prego di accoglierle con un applauso e mi scuso se non potranno dire tante cose importanti davanti a una platea più folta. Purtroppo le tematiche sono state importantissime, ci siamo dilungati più del dovuto perché succede, no? Dici tanto due parole e ce la vediamo così. Infatti non è così. Vi prego di avvicinarvi un pochino sotto la luce dei fari in modo tale che anche i nostri operatori possano riprendervi. Si vuole presentare perché ho avuto il modo di stringervi la mano. Lei è la dottoressa Miceli? Lei Anna Moschetti, pareva, due, su due ho sbagliato uno, la dottoressa Anna Moschettini. Ci racconti un po'. Buonasera a tutti e a tutte, ci dispiace dover parlare adesso perché il pubblico si è un po' insomma dileguato. Io sono Anna Moschettini e insieme alla collega lavoriamo per il centro antiviolenza Il Melograno. Il centro antiviolenza Il Melograno è un servizio previsto dalla regione, è presente nell'ambito di Martano, quindi è un servizio gratuito ed anonimo per tutte le donne maggiorenni di Martano e di tutti i paesi dell'ambito, della zona vicina a Martano, quindi compresa Sternatia e Zollino. Per Soleto c'è un altro centro antiviolenza nell'ambito di Galatina, il Malala. Il centro antiviolenza è un luogo in cui le donne vittime di violenza possono rivolgersi per ricevere innanzitutto ascolto. Ascolto che probabilmente non hanno trovato nel corso della vita o nel corso della loro storia di violenza presso altre agenzie, diciamo, altre persone a cui si sono rivolte. Spesso, a volte succede invece che anche che siano state fortunate anche rivolgendosi ai carabinieri, rivolgendosi ai servizi, rivolgendosi ad altre associazioni, siano state ascoltate. Quindi si offre l'ascolto in assenza di giudizio, perché le donne vittime di violenza vivono il giudizio. Ed è il giudizio e la paura di questo che le porta a non denunciare e a non parlarne. Sono donne che a volte non lo riconoscono, non riconoscono la violenza che stanno vivendo, perché la violenza fisica, il femminicidio, gli atti estremi sono quelli più facilmente riconoscibili. La violenza di genere, quindi la violenza sulle donne in quanto appartenenti al genere femminile, è questa la violenza di genere. Ha delle sfumature e delle sfaccettature complesse da riconoscere. La violenza di genere comprende la violenza psicologica, comprende la violenza economica. Se io non sono libera di andare a lavorare o nonostante io lavori non sono libera di gestire il mio stipendio, quella è violenza economica. La violenza sulle donne comprende la violenza sessuale, ma non la violenza sessuale agita da uno sconosciuto per strada. La violenza sessuale all'interno del matrimonio. Se io ho dei rapporti con mio marito perché devo sottostare a quei rapporti, quella è violenza sessuale anche all'interno del matrimonio.
è la violenza assistita, la violenza a cui assistono i bambini figli e figlie delle donne vittime di violenza. Anche quella è una forma di violenza, non è una violenza diretta, ma è violenza che lascia gli stessi segni che portano le mamme. Veramente avremmo tantissimo da dirvi e ci dispiace che sia passata un po', mi dispiace che sia, non so se è andato via l'avvocato Palumbo, credo. È passata probabilmente un'informazione parziale, un'informazione non del tutto corretta. E sul territorio c'è chi può ascoltare le donne. Ci sono i fondi stanziati dalla Regione Puglia che è stata illuminata in questo, è una delle regioni in cui sono stati stanziati più fondi e più risorse. I centri antiviolenza sono tra l'altro dei luoghi in cui ci sono delle donne ad ascoltare delle altre donne. Perché noi crediamo fortemente nella relazione tra le donne e non è banale e non è nemmeno scontato che dall'altra parte ci sia una donna o un uomo, assolutamente no, nel modo più assoluto. Una donna che incontra un'altra donna che l'ascolta e che, con cui può creare, può entrare in relazione, vi assicuriamo che non è la stessa cosa per una donna che incontra un altro uomo. E anche, anche per le forze dell'ordine, se una donna va a denunciare, il centro antiviolenza ha un numero che funziona 24 ore su 24 a cui le donne si possono rivolgere. Noi accompagniamo le donne anche in denuncia, quindi le accompagniamo, siamo al loro fianco anche quando vanno dai carabinieri, quando sono con le forze dell'ordine. Mi premeva dire questo, passo la parola alla collega e ringrazio chi è rimasto e chi ci ha dato la possibilità di essere qui. Grazie, dottoressa. La parola alla dottoressa Miceli. Grazie, buonasera a tutte e buonasera a tutti. Sì, è fondamentale sottolineare questo aspetto del fatto che il centro antiviolenza esiste per ogni ambito territoriale della Puglia, perché abbiamo una legge del 2013 che veramente è una delle migliori leggi in Europa per quanto riguarda la violenza sulle donne. Questa è una cosa che non si sa. La Regione Puglia spende tantissimi soldi per finanziare i centri antiviolenza che non sono fatti da donne che si inventano questo lavoro. Non siamo volontarie, nel senso abbiamo molto a cuore questo lavoro e non si potrebbe fare diversamente se così non fosse, ma siamo molto formate. Noi apparteniamo al centro antiviolenza che è a capo di una cooperativa sociale che si chiama Comunità San Francesco. Nella Comunità San Francesco c'è una regola fondamentale: le operatrici dei servizi devono essere formate nello specifico. Noi facciamo corsi e corsi di aggiornamento in continuazione, non ci inventiamo questo lavoro perché è fondamentale. Non si può lavorare con una donna vittima di violenza inventandosi le cose da dire, bisogna avere una certa sensibilità, bisogna avere una certa empatia, bisogna avere una formazione e sapere riconoscere tutte gli indici che ci sono, tutte le sfumature, perché molte volte quello che arriva dalle donne non è quello che viene detto, è il non detto, è il tra parentesi che è importante. Il saper leggere tra le righe, le parole non dette. Quella cosa è fondamentale e quella cosa non ce la si può inventare, bisogna formarsi per quella cosa lì. Il centro antiviolenza funziona in maniera molto semplice, abbiamo un numero H24, acceso sempre, dietro al quale c'è una donna, una nostra collega che è formata all'ascolto telefonico, che ascolta la donna e in base alle sue esigenze poi viene dirottata in uno dei centri che ci sono, gli sportelli che ci sono nella provincia di Lecce, e ascoltata da professioniste. Questa è la cosa fondamentale che facciamo, accompagniamo le donne in denuncia, le accompagniamo anche nelle case rifugio, perché a volte le donne sono in pericolo di vita, le donne e anche i loro bambini se ci sono, e le accompagniamo in casa rifugio, perché in Puglia esistono le case rifugio che sono gratuite e anonime, dove le donne trovano conforto in un certo senso. Poi il centro antiviolenza fa anche la sensibilizzazione, questa è una di quelle serate a cui appunto si partecipa volentieri, e facciamo anche tanta sensibilizzazione nelle scuole. Mi dispiace che i dirigenti scolastici se ne siano andati, perché noi se a chiamata andiamo e andiamo anche se non siamo chiamate. E quindi, bene, magari facciamo arrivare queste vostre parole, questa vostra voce ai suddetti, all'avvocato, come agli stessi presidi che ci hanno lasciati. Si è un po' prolungata, abbiamo anche posticipato, no? L'evento, e io una svizzerotta di costituzione, però è così, dai, anche il cielo ci è amico questa sera. Immaginate, domani sera non potremo manco essere qui a raccontarcela perché sono previsti
temporali. Ma il cielo ci ha voluto bene. Dottoressa Moschettini, vuole aggiungere qualcosa ancora? Un'ultima informazione. Un numero nazionale a cui chiamare per le donne vittime di violenza è il 1522. Il 1522 di rotta ai numeri locali, quindi ricordatevelo, 1522. Lasceremo dei flyer qui per chi dovesse, insomma, avere curiosità di sapere quello che facciamo. Il centro antiviolenza si trova a Martano presso il Palazzo Ducale e a Melendugno presso il centro culturale Vina Durante. Io vorrei ringraziare Imma, tutti gli altri ringraziamenti sono scontati, ringrazio chi ci ha invitato e chi ha permesso la serata, però ringrazio Imma perché ogni volta che ce l'è presente è sempre una grande emozione. Grazie. Grazie dottoressa Moschettini, dottoressa Miceli, grazie per il vostro operato. Vi prego, rimanete perché siamo veramente agli sgoccioli e fra un po', la vedo lì in fondo, illuminata, si inaugurerà ufficialmente la panchina rossa qui nella villa comunale di Sternatia. Dolcis in fundus, beati gli ultimi che saranno i primi, e lui è stato il primo a volerci qui questa sera, e parlo del grande maestro Luigi Perrone, che inviterei qui sul palco. Lui è l'organizzatore della serata di questo evento così importante, affiancato dalla sua allieva Marcella Cervino. Tim Perrone, Scuola Difesa, Protezione e Sicurezza Personale, retta dallo stesso Luigi Perrone, che vediamo qui, è coordinatore regionale Puglia, componente della commissione CSAM, Centro Studi Arti Marziali, USN, ACLI. La scuola inizia il suo percorso a Sternatia nel gennaio del 2018. Il Team Perrone ha sempre tenuto una particolare sensibilità contro la violenza di genere e sempre dalla parte dei più deboli. Dal 2018 al 2019 si è resa partecipe e ha organizzato vari eventi di carattere sportivo. Caro maestro Perrone, cara Marcella Cervino, mi spiace perché veramente tanta gente è già andata via, gli interventi sono stati tantissimi, ma sono sicuro che molti di loro che hanno lasciato questa platea sono vostri concittadini, per cui vi conosceranno. Innanzitutto grazie per questa eccezionale manifestazione che avete messo su. So che non è stato facile, so che... Avvicinati Marcella, giuro che ti sfioro appena. E, maestro Perrone, com'è nata questa idea di ospitare qui la panchina itinerante metà che abbiamo qui sul palco? E la panchina rossa che rimarrà ferma lì sotto quell'albero straordinario, in ricordo di chi non ha più voce. Filo, ok. Buonasera a tutti. Io innanzitutto volevo ringraziare l'amministrazione comunale di Sternatia che ci ha dato questa possibilità stasera. Come è nata questa idea? Lo chiedo a te, maestro. Io un'idea ce l'avrei. Praticamente noi con la nostra scuola sulla difesa personale se andiamo a prendere la difesa personale, quella che noi facciamo, che in realtà poi sarebbe Krav Maga, è una disciplina che ci insegna tante cose. Ci insegna a difenderci. Ma oltre a quello, ci insegna anche ad avvicinarsi a tante altre cose. Noi abbiamo iniziato a marzo con qualche associazione, siamo arrivati qui stasera dove, vedo che prima qualcuno già se n'è andato, erano presenti 11-12 associazioni
Quindi in questi mesi, nel nostro piccolo, siamo riusciti, se così possiamo dire, a creare una rete. Oltre a che a volte organizziamo noi, a volte siamo invitati, quindi la nostra partecipazione oramai, diciamo, è già da mesi a livello provinciale. Ci spostiamo dappertutto. Io volevo ringraziare in particolare Imma, ci siamo conosciuti un po' di mesi fa e da allora fa parte di noi. E niente. So che ami parlare tantissimo, maestro, infatti vedo proprio che non ce la fa più. Io paradossalmente ti tolgo questo, passami il termine, peso d'addosso. So che qui hai la tua prima allieva, se non presidente, vengo a scoprire. No, mi hanno detto una bugia. Lei ama parlare proprio a braccio. E Marcella Cervino, lei è stata, ho avuto il piacere di conoscerla, mi sta amorevolmente massacrando, lo dico con affetto, da qualche mese. Siamo riusciti a vederci, ci siamo sentite per tanto tempo, tanti giorni, e nonostante gli impegni reciproci siamo sempre riuscite a coordinarci. E maestro, ti prego cordialmente, non me ne voglia, non sia per comando, di passare il microfono a Marcella, perché io nel frattempo devo fare una veloce. Niente, sono molto contenta di far parte di questa associazione da 2 anni circa. Ho imparato un po' di cose. Hai imparato un po' di cose. Pensavo che mi lasciasse almeno il tempo di indossare, per motivi di lavoro sono sempre propensa a cambiare abito da scena. E lo faccio volentieri perché ho scelto di fare un lavoro che siamo, volenti o nolenti, a dispetto del maestro che non ama apparire, meno ancora la Marcella. Io ho scelto di stare in mezzo al pubblico e ho avuto il dono di, modestamente, di sapermi relazionare con il pubblico. Lì vedete questo camper, è il nostro Felicetto, dico nostro perché adesso smetterò, prima di lasciarvi alla dimostrazione, lo faccio in vostra presenza, spero che lei non me ne voglia, prima di lasciare il palco a loro per la dimostrazione, scendo, perché qua giù è da oggi pomeriggio che ci sono tanti miei compagni di avventura. Loro sono i Nassini Rossi, noi siamo i portatori sani di sorrisi, siamo nelle corsie degli ospedali, ma di questo non amiamo farci tanta pubblicità. Pubblicità nel senso... bello avervi qua. Il nostro Felicetto è il campo della speranza, così possiamo chiamarlo. Felicetto è tornato da Roma ieri, questa notte, domani mattina presto, ripartirà per Roma, e a bordo del Felicetto ci sarà un piccolo grande guerriero che noi, venite amici, che accompagniamo a Roma il bambino Gesù, con la speranza di, nel nostro piccolo, di poter fare qualcosa di grande. Siamo un piccolo esercito, portiamo il sorriso a chi a volte non ha voglia, a volte non ha più speranza. Francesca mia, quanto tempo, amore.
Oggi sono qui, sono arrivati prestissimo con il camper, il nostro simbolo, ribadisco, della speranza. E noi nelle corsie smettiamo di essere chi siamo. Non c'è né professore, né presentatrice, né casalinga. Diventiamo dei clown, diventiamo dei clown. Ci mettiamo, ci montiamo il nasino rosso e cerchiamo di portare un po' di conforto, un po' di sollievo. Sulla sinistra abbiamo la panchina rossa, sulla destra c'è questo piccolo grande, me lo passi Marcella per favore? C'ha le ruote, attenzione. Lui è il nostro Babalù. Babalù è il draghetto portaflebo, perché anche nel dolore bisogna essere bravi e saper cercare di metabolizzare il dolore, specialmente più piccolini in un gioco. Quindi i piccolini si siedono su questo draghetto meraviglioso. Qui, ahimè, ci sono appese delle flebo, vorremmo solo vederli con tante caramelle o tanti palloncini colorati. Nelle corsie, ecco, anche la malattia diventa un sollievo, no? Se ci metti quel po' di cuore. Noi penso, io sono fiera di far parte di questa associazione, i portatori sani di sorrisi, sono orgogliosa di farne parte, li ho un po' trascurati quest'estate, però ve lo prometto, ci rifacciamo, ed è proprio con loro che dopo l'esibizione dei nostri maestri del Team Perrone ci avviamo lì dove c'è un albero magico, un altro altrettanto magico fatto di palloncini rossi, e taglieremo quel nastro. Con la sicurezza, con la consapevolezza, si sta preparando per partire questa notte con quel camper per Roma. Si scusa per la sua assenza, ma sono certa che avremo tante altre occasioni per vederci, per farvelo conoscere. Una persona straordinaria come questo piccolo grande esercito di nasini rossi. Il nostro Babalù si può adottare. E seguiteci sulla pagina social Portatori Sani di Sorrisi e Felicetto, ricordatevelo, e noi siamo sempre dalla parte, su Instagram soprattutto, mi suggerisce la regia. Portatori Sani Sorrisi, ed è grazie a loro che io ho avuto la forza di sentire nonostante le difficoltà che mi sopportano ogni giorno. Amore, la nostra Francesca. Francesca, che poi in arte sei, in corsia chi sei? Tanta cetta, perché ho messo la C. Hai sbagliato a scrivere, però lei è ufficialmente la nostra carta cetta. E qui ho il grande Smile, in arte Smile, all'anagrafe Danilo. Saluta i nostri amici, Danilo. Ciao, è stata una bellissima serata. Io 2 anni fa seguivo i giornali e stavo vicino alla vostra comunità, che io avevo tanti amici in quella comunità e sentivo, ero vicino a voi, e io odio quei uomini che io definisco piccoli idioti, e che le donne non le tocco neanche con il dito. Quindi ero vicino veramente a te, ma io mi auguro che la comunità di Medugno, che ho fatto parte, ma andrò al mio figlio di invitarti alla mia comunità e di averti con noi a Medugno. Grazie Ismael, qui il nostro gigante uomo che ha condotto il nostro Felicetto. Come ti chiami? Osterix. Un nome e una garanzia. Lei invece è la nostra? Nana, con l'accento, Nana. Nana, lei è una grande coordinatrice dell'associazione operativa. Sono alla fine tutti dei bravi ragazzi. Lui invece? Io mi chiamo Superman, allora ci doniamo il cuoricino rosso come il nostro colore naso rosso al Noemi. Questo cuoricino per Noemi. Grazie Superman, grazie. Lei invece? Dedè. Dedè, che non lo dite nessuno, Dedè e Osterix, secondo voi cosa sono?
No, di più? Bravi, sono sposati. Bene amici, vi prego soltanto di pazientare ancora qualche secondo, perché adesso ci sarà l'esibizione del team Perrone e poi insieme andremo a togliere quel lenzuolo bianco per dare colore e un senso, un vero senso a quella panchina rossa. Grazie per essermi stata vicina. Mamma Imma, mamma coraggio, dai, stai un po' con i ragazzi, dai, dai, vi raggiungo. Io intanto questo te lo lascio addosso e continuiamo. E c'è un muscon, come diceva qualcuno. Adesso il maestro Perrone si esibiranno con il suo team. Ho perso la cartelletta, maestro, mi perdoni. Ok, cosa ci farete vedere adesso? Delle tecniche particolari? Le tecniche molto semplici e molto istintive, in quanto diciamo la nostra disciplina è molto semplice da imparare, si impara in poco tempo, è tutta istintiva. Ci sono, diciamo, alcune tecniche che sono dei movimenti che noi facciamo ogni giorno, però non ci rendiamo conto di quello che stiamo facendo. Ora vediamo qualcosa. Maestro Perrone, se io mi metto brava brava qui, dietro l'alberello, mi basta questo spazio o corro il rischio che le prendo? Qua, posso rimanere qua. Io mi siedo, mi appoggio qui. E vi presento il Krav Maga, giusto maestro Perrone? È un sistema di combattimento ravvicinato e autodifesa di origine ebraica, nato in ambienti ebraici nell'Europa centro-orientale durante le prime metà del XX secolo. L'espressione Krav Maga in ebraico moderno significa letteralmente combattimento, con contatto combattimento a corta distanza. È costituito, estrapolato e semplificato i movimenti e le tecniche apprese attraverso lo studio delle arti marziali e degli sport da combattimento, in modo da renderlo il più semplice ed efficace possibile durante un combattimento. Il risultato della sua opera fu un sistema di combattimento pensato espressamente per venire appreso efficacemente in tempi rapidi, poiché risponde a criteri di natura militare e autodifesa, punta all'immediata neutralizzazione dell'avversario. A ciò si aggiunga la grande attenzione che riveste la preparazione dell'avversario, no, la preparazione per fronteggiare anche i nemici armati. Le tecniche di Krav Maga trovano oggi particolare riscontro ed applicazione nel campo degli operatori della sicurezza, delle forze armate, dei corpi di polizia e personale civile. Oltre che in Israele, esso è ormai diffuso in tutti i paesi del mondo, dando vita a numerose scuole. Iniziamo con la prima presa con strangolamento anteriore. Sono delle simulazioni, ecco, con una presa giusta si può mettere a capo anche una montagna come il maestro Perrone. Adesso passiamo alla presa con strangolamento posteriore. Ai ai ai. Poi passiamo al bloccaggio polso svincolamento, colpo in faccia e genitali. Vado avanti maestro, attacco
con gancio largo, destro sinistra, parata colpo in faccia. Seduta per terra, strangolamento posteriore, difesa, calcio e colpo ai genitali. E passiamo alla seduta per terra, strangolamento posteriore, difesa, gomitata e proiezione. Attacco con gancio largo, difesa parata, spostamento braccio, colpo in faccia, presa da dietro e a terra. Attacco gancio largo, difesa parata, colpo ginocchiata. Bloccaggio braccia da dietro, difesa colpo sul dorso della mano, finta gomitata e gomitata. Attacco gancio largo, parata destra, colpo al collo, leva sulla spalla, a terra. Presa al bavero, difesa leve al polso, colpo all'orecchio, leva alla spalla, a terra. Presa al bavero, difesa colpo al gomito, genitali, calcio al ginocchio. Difesa di un'amica o di un amico o altro. Si affianca colpo alla gola, a terra si porta lontano l'amica o l'amico. Difesa di un amico o altro, uso della rivista come difesa, presa da dietro, a terra e via con l'amica. E poi abbiamo per ultimo le tecniche antistupro, a terra. Continuiamo, sono ovviamente simulazioni, ma frequentando sicuramente la palestra, le palestre, possiamo, oltre
fanno bene alla salute, il movimento, e poi impariamo a difenderci sperando che non ci fosse mai veramente gran bisogno nella vita reale. Maestro, azioni importantissime, per cui chi avrebbe voglia passate dalla palestra dell'amico, ormai amico, Perrone, Luigi Perrone. Grazie Marcella, grazie a voi ragazzi per averci dato l'opportunità di vedere che a volte veramente sono tecniche importantissime, ma se non le sappiamo usare rischieremo soprattutto di farci fare del male. E chiudo invitandovi ad accingervi tutti là in fondo dove c'è quel lenzuolo bianco. Chiudo questa manifestazione dicendo: quando una donna muore, muore un po' dell'universo. Grazie a tutti con noi. Ringrazio gli amici, l'amico Leo Giannone per il service, L'Occhio Magico, Dario Migliaccio per la fotografia e Davide Tomasi per le riprese video, che poi avremo modo, sarà nostra premura comunicarvi dove vedere i video della tutta la manifestazione. Adesso il momento clou che tutti aspettavamo, andiamo ad inaugurare ufficialmente la panchina rossa qui nella villa comunale di Sternatia. Beh sì, un po' di caldo ci vuole. Niente. Io, prima di scendere, volevo ringraziare te. È stato un onore, maestro, un onore grande. Non capita tutti i giorni di avere un compito così importante. E spero di continuare questa collaborazione. Sarà un impegno piacevole che prendo e prometto, anche se ormai sono in pochi. Grazie ancora. Grazie a voi, a te, soprattutto a voi per la fiducia, perché veramente mi hanno comprata, come si suol dire, a scatola chiusa. Bene, è stato un enorme onore essere qui, soprattutto per questa causa. Vi prego, amici, facciamo passare prima per prima e poi in Danilo. Cerchiamo di... la Francesca, Osteri, Superman, vieni amore. Eccola. Ok. Ma la il Perrone. Aspetta, di Maria. Sarei proprio Danilo, tu sei un simbolo di forza, ma coraggio. Aspetta, forza. C'è? C'è. E noi la prendiamo tutta? Vai. Scusami. Uno, due, tre, via, per mai. E viva Reni! E tutte le donne! E adesso Irma, siediti su quella panchina, perché sono certa che il messaggio dove doveva arrivare è arrivato. Ringrazio tutti coloro che hanno avuto la grazia di rimanere qui per questo importante momento proprio adesso. Ringrazio a nome degli organizzatori tutte le associazioni e tutti i relatori, alcuni sono andati via, ma l'unione fa la forza. Ima, adesso questo gesto decidi tu. Lì su quel cuscino rosso c'è una forbice. Signora, mettiamo questi parlori. Ima,
Mima, mettiti qui al centro. Ok. Vietato morire! Vai Noemi, vai! E simbolicamente facciamo tagliare questi palloncini anche voi, alle nostre amiche, così a caso. E cartacetta e pepare, ma lei. Vai. Vietato morire! Vietato morire! Vietato morire, ricordatevi che è vietato morire. Per Noemi e per tutte le donne di Vietato. Grazie a tutti. Vietato morire! Già fatto tu. Allora aspetta, perché al mio sono... membro dell'associazione, il mio portante. È vietato? Dai, dai. È vietato? Morire! Gli alberelli giustamente vogliono rimanere ancora un po' con noi, ma sono certa che arriveranno dove dovevo arrivare. Arrivano. Anna, a lei l'onore. Vado a morire. Ci vediamo
grazie a tutti per essere stati qui con noi, e ricordatevi di disobbedire perché è vietato morire. Buonanotte, buon rientro a tutti. Dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà. Non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano al